Buongiorno a tutti, sono le 9.45, quindi io direi di avviare i lavori di questa mattina. Sono Ilaria Antonini, capo dipartimento per le politiche della famiglia e sono davvero lieta oggi di avere il compito di aprire i lavori di questa mattinata seminariale in formato webinar che ha un suo titolo specifico che riguarda la questione demografica, ma si inserisce in una più ampia cornice che noi abbiamo definito verso la quarta conferenza nazionale sulla famiglia. E in realtà questo è un primo passo di avvicinamento a un evento, quello della conferenza nazionale, che è un momento cruciale per la definizione, la predisposizione del piano nazionale degli interventi sulla famiglia. Il piano nazionale è un documento programmatico di cui si dota il Paese e che contiene il quadro degli interventi e delle azioni in materia di politiche familiari. Quindi è un documento importante di cui la fase appunto della conferenza costituisce un momento cruciale. Come vi descriverò in questo mio breve intervento, abbiamo ideato come dipartimento insieme all'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, che è l'organismo che risiede presso il Dipartimento, è presieduto dalla Ministra Bonetti, e insieme a IDI, l'Istituto degli Innocenti, abbiamo pensato di arrivare alla fase della conferenza, cioè alla fase propedeutica alla definitiva stesura del Piano Nazionale, attraverso un percorso partecipativo un po' nuovo, che parte oggi e che quindi proverò a descrivervi brevemente perché prevede anche un'importante fase partecipativa di consultazione, che è un po' un momento nuovo rispetto a questo processo, a questo procedimento. La conferenza nazionale si terrà alla fine di ottobre e segue alla precedente del 2017, quindi è una conferenza molto attesa. Sono passati molti anni dall'ultima e sicuramente molti avvenimenti, sia dal punto di vista circostanziale, di circostanze, di fatto, ma anche dal punto di vista conseguentemente normativo. Quindi il quadro è molto cambiato e la conferenza e il piano sono ovviamente molto attesi. Sapete, l'Osservatorio è un organismo altamente rappresentativo perché è composto da tutte le componenti istituzionali e non, quindi del terzo settore, la società civile, le organizzazioni sindacali, la parte datoriale e gli esperti che dentro il comitato tecnico-scientifico supportano appunto il Dipartimento per la costruzione del piano. È un organismo altamente rappresentativo in cui ci sono tutte le istanze, le voci che consentono di costruire un piano ponderato e condiviso. Prima di descrivervi la proposta, consentitemi quindi di ringraziare anzitutto il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio, che oggi è rappresentato dalla sua presidente, dalla sua coordinatrice, la professoressa Chiara Giaccardi, professore ordinario dell'Università Cattolica di Milano, e il professor Alessandro Rosina, che nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico è il coordinatore del gruppo di lavoro che ha diciamo, prodotto il report che oggi in materia di questione demografica vi sarà illustrato. Anche lui professore ordinario presso l'Università Cattolica di Milano. Poi vorrei ringraziare in realtà tutti i relatori che oggi hanno dato la disponibilità a portare la loro testimonianza in questo seminario che ha una funzione soprattutto di ascolto in questa prima fase, poi vi dirò dove abbiamo pensato di inserire il momento partecipativo. Quindi oggi è un ascolto di relazioni, di testimonianze, di considerazioni.
I relatori sono tutti rappresentativi delle componenti dell'osservatorio, alcuni siedono nell'osservatorio, altri si sono resi disponibili su designazione proprio delle componenti dell'osservatorio stesso. Sulla proposta, allora vi dicevo di questo percorso, esattamente un anno fa l'assemblea dell'osservatorio ha deciso di arrivare alla conferenza, diversamente dal passato, attraverso dei passaggi partecipativi. Di solito la conferenza era in quella sede, in quel luogo, in due giornate, si raccoglievano le istanze dei territori, le istanze a livello nazionale. L'osservatorio ha invece deciso di arrivarci attraverso quattro step, che sono questi quattro webinar che partono da oggi. Quattro sono le aree tematiche. Oggi parleremo di questione demografica, un secondo webinar il 21 luglio tratterà la questione del rapporto tra generi e generazioni, un terzo si occuperà di lavoro in un'ottica di parità di genere l'8 di settembre e il 17 settembre si tratterà del tema della disuguaglianza. Questi quattro temi sono stati individuati come quelli cruciali per avviare delle politiche da contenere, delle azioni da contenere nel piano. Chiude un quinto gruppo che è coordinato proprio dalla coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, Chiara Giaccardi, che si traduce, che ha diciamo sintetizzato i temi trattati dai quattro gruppi nel concetto di ecosistema familiare. E quindi diciamo questo quinto gruppo è un gruppo non tematico, non sarà dedicato quindi adesso un webinar, ma sarà presente, e lo testimonierà la presenza della professoressa subito dopo di me, sarà presente in tutti questi percorsi. Per sintetizzarvi quindi, ogni gruppo in cui si è suddiviso l'osservatorio per temi ha prodotto report tematici, ve lo abbiamo oggi sarà illustrato e lo abbiamo condiviso, e questi quattro temi saranno poi la base sulla quale chiederemo a voi e a tutti gli stakeholder e i soggetti che sono coinvolti nelle politiche familiari di dare diciamo un apporto. In che modo? Abbiamo pensato di farci aiutare, in questo lo ringrazio, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da Formez, per poter utilizzare una piattaforma su web che partecipa PA, una piattaforma alla quale tutti possono accedere, e accedendo sulla home page si troverà fra le altre consultazioni anche la consultazione sui quattro temi, partendo da oggi stesso, quindi su quello della demografia, che costituiranno l'architrave del piano nazionale. Ovviamente questo tipo di partecipazione è guidata attraverso due questionari, quindi se voi entrerete nella piattaforma sarà possibile partecipare attraverso la richiesta di due quesiti. Uno che in linea di massima riguarderà le priorità che avete individuato nel contesto emergenziale con riguardo alle politiche familiari, quindi criticità che a vostro avviso necessitano dell'intervento prioritario nell'ambito di un piano, e un altro quesito dovrà riguardare invece esperienze, best practices territoriali o a livello nazionale che ritenete siano utili da sottoporre all'osservatorio nella propria fine della stesura del piano. La consultazione è davvero qualcosa di nuovo, è la prima consultazione in ambito sociale che si avvia, e per questo speriamo di trarne veramente il massimo dello stimolo, il massimo della condivisione per costruire qualcosa di concreto veramente. La fase parte oggi, 15 luglio, e si concluderà il 15 ottobre, perché ogni webinar aprirà una sottofase, quindi quattro sottofasi, per essere diciamo sottoposto alla vostra attenzione. Prima fase, quindi quella di oggi, parte e si conclude il 30 di agosto e comprenderà anche il tema del secondo webinar, generi e generazioni, che ci sarà la prossima settimana, il 21 luglio. La seconda fase
sarà dall'8 di settembre, dove si tratterà del terzo webinar sul lavoro in ottica di parità di genere. Si concluderà con il webinar del 17 settembre con il tema della diseguaglianza. Io non voglio togliere, già ne ho tolto abbastanza tempo ai saluti e ai relatori. Spero che oggi sia una giornata davvero proficua, lo credo fermamente. Passerei la parola alla professoressa Giaccardi e auguro un buon lavoro a tutti noi. Grazie. Grazie Ilaria e grazie veramente a tutti voi che state partecipando. Dico soltanto qualche parola di cornice. Ilaria ha già spiegato bene un po' il processo che stiamo cercando di avviare. Qualche parola di cornice perché è importante vedere la famiglia con gli occhi di oggi, con gli occhi della post-pandemia, speriamo, perché abbiamo imparato molte cose sulla famiglia. Abbiamo imparato che la famiglia non è una cellula sociale, non è un insieme di ruoli, non è una categoria sociologica. Abbiamo imparato delle cose che vi riassumo molto, molto velocemente e poi speriamo ci sia il tempo di approfondirle. La prima è che la famiglia è una realtà metastabile, cioè la forma della famiglia cambia nel tempo, sta cambiando nel tempo. C'è un dibattito molto caldo al quale il contributo dell'osservatorio per il quale può essere prezioso, perché il nostro compito, il compito che ci siamo dati, non è tanto quello di censire o di valutare le forme che la famiglia sta prendendo in questo cambiamento, che comunque c'è sempre stato e continuerà a esserci, ma è quello di accompagnare questo cambiamento in modo tale che soprattutto le componenti più vulnerabili della famiglia, cioè i minori, le bambine, i bambini, gli adolescenti, non vengano penalizzati, e in maniera tale da ridurre quegli elementi che, come recita l'articolo 3 della nostra bellissima Costituzione, impediscono il pieno sviluppo della persona. Ecco, questo a noi interessa, accompagnare questo cambiamento in modo da tutelare i più deboli. La famiglia è una realtà emblematica perché guardando alla famiglia si vede come si intrecciano tutta una serie di dimensioni che altrimenti sono affrontate in maniera frammentata e separate, quindi anche miope, un po' strabica a volte, i tempi della città, i tempi del lavoro, la divisione dei ruoli, il tema educativo, il tema delle povertà materiali, relazionali ed educative. Guardando la famiglia si può avere un'idea di come una serie di questioni si intrecciano e possono anche essere risolte in maniera sinergica, non semplicemente accumulando pezzettini. E infine la famiglia è una realtà contributiva, cioè non è semplicemente un oggetto di discorso, un oggetto da tutelare, ma è, lo abbiamo visto durante la pandemia, un soggetto resiliente, un soggetto trasduttivo, cioè capace di trasformare le incompatibilità e gli elementi di criticità in nuove soluzioni, in qualche modo anche creative per far fronte alla realtà, e la contribuzione della famiglia va valorizzata. Per questo anche la raccolta delle best practices è un passo in questa direzione. Questo è il merito rispetto al quale noi vorremmo portare un contributo. E poi c'è una questione anche di metodo, Ilaria l'ha accennato. È stato molto bello lavorare in questi mesi perché nella diversità di sensibilità, di prospettive, di esperienze, di ruoli, siamo riusciti a instaurare quello che chiamo un dialogo dialogico e non dialettico, cioè un ascoltarsi reciprocamente, un cercare terreni di convergenza per il bene comune, non per la prevalenza dell'una o dell'altra posizione ideologica, proprio perché il focus è stato sui minori e sulle fasce più fragili all'interno della famiglia. E questo ha consentito di trovare dei terreni di confronto e di contribuzione. Allora, questo metodo è un metodo inclusivo, è un metodo partecipativo, è un metodo per fasi, cioè non si cala dall'alto un qualcosa di già pronto, ma si procede appunto per step, e questo è il primo di questo step, in maniera da includere, da coinvolgere, da raccogliere il più possibile di voci e di esperienze che possono aiutare a maturare una prospettiva più completa. È un percorso itinerante, un percorso progressivo, dove la dimensione tempo è importante, perché noi siamo abituati a una spazializzazione del dibattito nell'istante, cioè stai di qua, stai di là, sei pro, sei contro, ma invece stiamo cercando proprio di anche inaugurare una nuova metodologia di confronto
pubblico che possa essere molto più proficuo e molto più feconda rispetto al semplice scontro di posizioni. E concludo dicendo che questo è un metodo che tiene conto della complessità dell'oggetto e cerca quindi di rispecchiarla e valorizzarla, perché complesso viene da complexus, che vuol dire tessuto insieme. E quindi noi cerchiamo di tessere insieme le dimensioni che riguardano la famiglia, gli sguardi sulla famiglia dai diversi soggetti, delle diverse realtà, e i contributi che questi possono portare a un cammino che sta iniziando, che speriamo possa proseguire in modo fecondo. E quindi con grande gioia passo la parola al collega e amico Alessandro Rosina, che non soltanto ci riferirà sui lavori del suo gruppo, ma anche lancerà appunto una nuova iniziativa molto importante, un nuovo step molto importante per questo cammino che stiamo iniziando con voi. Vi ringrazio. Bene, grazie Chiara, grazie anche per questo inquadramento concettuale sulla famiglia, che è sempre importante mettere in primo piano. La famiglia è un'entità viva ed è fonte di vita, e quando non riesci ad esprimere al meglio la sua capacità, la sua vitalità, è tutta la società poi e anche l'economia che entra in crisi. E questo è un po' anche il fil rouge della discussione che poi è stata svolta all'interno del gruppo di lavoro demografia, perché appunto occupandosi della demografia e della natalità si occupa appunto della famiglia come capacità di essere vitale e di restituire vitalità nella società e nell'economia. E noi, come sappiamo, siamo un paese che da questo punto di vista è da troppo tempo in crisi e non riesce quindi a valorizzare pienamente le potenzialità e prima ancora la vitalità che lo può caratterizzare, che lo caratterizza. Allora io farei il mio intervento, perché la demografia è anche poi, oltre che concetti e dati messi assieme, evidenza empirica assieme a poi a tutte le considerazioni che poi portano anche verso le riflessioni relativamente alle policy. Quindi andrei a caricare le slide che ho preparato e che ora mi direte se riuscite a vederle. Mi basta un cenno che siano... Ok, modalità presentazione. Allora, la prima cosa è senz'altro ringraziare i membri del gruppo di lavoro, quelli che formalmente hanno fatto parte di questo gruppo, che però ha beneficiato di contributi più ampi. Quindi Alfredo Caltabiano del Forum delle Associazioni Familiari, Silvia Di Nicola, Confcommercio, Maria Luisa Gallinotti, Conferenza Stato-Regioni, Claudia Moneta, sempre della Conferenza Stato-Regioni, e Maria Scardina, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Allora, però, prima cosa, è utile ripercorrere le tappe del declino demografico che ci caratterizzano in maniera particolare, anche non solo all'interno della stessa Europa, che è in crisi demografica, l'Italia è in crisi, in un continente in crisi. Il numero medio di figli e per donna è sceso sotto a 2, come sapete, 2 è quel 2 o 2,1 è un valore importante di riferimento, perché esprime l'esatto equilibrio del rapporto tra generazioni. Quindi se è pari a 2 le generazioni sono in equilibrio, se scende troppo sotto si producono squilibri che vanno ad autoalimentarsi continuamente e quindi poi hanno tutta una serie di ricadute che sono ben note, ma insomma, che ribadiremo. L'Italia non solo è scesa sotto i 2 figli per donna a fine degli anni 70 e da allora non è più tornata sopra, ma è scesa sotto 1,5 in media figli per donna verso la metà degli anni 80 e non è più risalita sopra 1,5. Quindi è da decenni e decenni che la fecondità italiana non solo è sotto il valore di 2, ma è più vicina a 1, a un figlio per donna, che a 2. E come sapete, un figlio per donna significa un dimezzamento da una generazione all'altra. E quindi diventa appunto un processo di avvitamento continuo al ribasso che poi più si va avanti più diventa difficile a invertire. Questo significa che l'Italia non solo è caratterizzato da bassa, un paese caratterizzato da bassa fecondità, ma anche da persistente bassa fecondità.
perché è uno dei paesi che da più lungo tempo si trova su valori più vicini a 1 che a 2 figli per 2. Questo è bene averlo presente. Le nascite in valore assoluto, che erano attorno a 1 milione a metà degli anni 60, all'epoca del baby boom, sono scese a metà, verso la fine del secolo precedente, producendo un impatto particolarmente consistente poi sulla struttura per età, perché non solo appunto siamo scesi su valori così bassi, ma il crollo è stato repentino, è stato accentuato in poco tempo, e questo ha avuto delle ripercussioni molto forti sulla struttura anche per età appunto della popolazione, tant'è che nella prima metà degli anni 90 siamo diventati il primo paese al mondo a vedere gli under 15 scendere sotto gli over 65. L'Italia è stato il primo paese a produrre squilibri tali da avere questa prima sorpasso dei nonni rispetto ai nipoti. E l'Italia sarà, secondo le previsioni Eurostat, nei prossimi anni, a breve, il primo paese in Europa con età mediana che supererà i 50 anni, il che significa che avremo più persone che hanno da 50 anni e oltre rispetto a quelle che ne hanno meno sostanzialmente, e questo appunto vuol dire anche tutte le conseguenze di gestire appunto una società che non necessariamente solo invecchia, può diventare anche più matura in senso positivo, ma deve attrezzarsi per poterlo fare in maniera sostenibile, e per farlo in maniera sostenibile ci sono le policy che riguardano le condizioni dei giovani, l'invecchiamento attivo, e ci sono però anche la non continuare a alimentare squilibri che poi renderebbero qualsiasi misura che poi possiamo mettere in atto insufficiente per continuare ad essere una società che, pur diventando più matura, possa continuare a produrre benessere, perché questo è quello che deve essere la nostra sfida nei prossimi decenni. Nel primo decennio di questo secolo il saldo naturale, come conseguenza appunto di questa natalità che è scesa a livelli molto bassi e alla struttura, la popolazione sbilanciata verso l'età anziana, è diventato negativo, e poi questa negatività, questo saldo negativo in rosso, si è sempre di più allargato, progressivamente ampliato. In una prima fase questo saldo naturale negativo, cioè più decessi rispetto alle nascite, è stato compensato dall'immigrazione, perché noi siamo stati un paese che tra la fine del secolo precedente e l'inizio di questo secolo ha avuto comunque flussi migratori consistenti, come ben noto, tali da compensare il saldo naturale negativo. Poi c'è stato però l'impatto sia della recessione, quella del 2008-2013, che ha indebolito l'immigrazione, i flussi migratori, ha prodotto un ulteriore avvitamento verso il basso della natalità, e quindi in un processo che comunque già andava verso un saldo negativo che si andava allargando, e un'immigrazione che in prospettiva non poteva continuare a compensare, l'indebolimento dei flussi migratori e l'avvitamento ulteriore al basso della natalità ci ha portati ad accelerare il declino della popolazione italiana. E tant'è che appunto la popolazione poi italiana è iniziata a diminuire già a partire dal 2015, molto prima rispetto alle previsioni Istat, che poi vedremo, perché appunto questo è un punto importante anche di la situazione del nostro paese finora. Cioè ci siamo trovati con uno scenario che la realtà poi ci proponeva sensibilmente più negativo rispetto alle previsioni fatte sulle dinamiche demografiche, che vuol dire che la realtà non solo avevamo già una struttura demografica e dinamiche demografiche negative, ma la realtà poi è andata successivamente peggio rispetto a quello che erano le previsioni che andavamo a fare. Rispetto poi ad alcuni dati che anche nel rapporto sono messi in luce, è bene anche sintetizzarli e precisarli. Allora, siamo rispetto al resto d'Europa, siamo uno dei paesi con più bassa fecondità, il numero medio di figli per donna è, l'ultimo dato Istat, 1,24, c'è solo, mi pare, la Spagna che è messa come noi o peggio di noi. Abbiamo l'età al primo figlio più tardiva in Europa, quindi siamo il paese che più tardi arriva ad avere il primo figlio, e ormai ha superato i 31 anni, questa età media, oltre 3 anni in più rispetto alla media europea di fatto. E però una cosa che ci caratterizzava in passato, cioè che era bassa fecondità, però
alta progressione al primo figlio, cioè almeno il primo figlio lo si aveva e poi magari la bassa fecondità era la conseguenza della difficoltà di andare oltre il primo figlio. Nelle dinamiche più recenti, cioè nelle ultimissime generazioni, quindi negli ultimissimi anni, invece abbiamo visto crescere in maniera particolarmente rilevante anche la propensione a non avere figli, le cosiddette childless, le donne senza figli, donne, uomini, coppie. Un valore che è aumentato in maniera rilevante, andando da valori bassi, più bassi rispetto al resto d'Europa, a convergere con i valori più alti in Europa. Le donne che rimanevano senza figli erano attorno all'11% tra le generazioni, le prime nate nel secondo dopoguerra, cioè le prime generazioni della Repubblica Italiana, dell'Italia Repubblicana, nate attorno agli anni 50, avevano una percentuale di chi rimaneva senza figli attorno appunto all'11%, e il dato più recente invece delle generazioni nate a fine degli anni 70, che ormai sono quasi alla fine insomma del proprio periodo riproduttivo, questo valore è raddoppiato, attorno al 22%. E quindi c'è una crisi che si è allargata, che è andata non solo oltre le famiglie numerose, ha intaccato anche il secondo figlio, ma intacca sempre di più anche il primo figlio, e quindi è un tema che ha necessità di risposte consistenti e con una visione chiara e ampia. In tutto questo c'è poi l'impatto della pandemia. Allora, rispetto a questo aspetto importante, perché ci aiuta a capire che non solo da troppo tempo le cose non funzionano, cioè la fecondità è andata su livelli molto bassi e è rimasta persistentemente bassa, ma anche le dinamiche più recenti sono ulteriormente peggiorate, e queste dinamiche più recenti in tempo prima della pandemia, e poi c'è appunto l'impatto della pandemia. Un modo per capire quello che l'impatto che ha avuto queste dinamiche recenti negative lo otteniamo confrontando in maniera efficace, confrontando quello che erano le previsioni che l'Istat faceva, ad esempio con base 2011, di come sarebbe stata l'evoluzione della popolazione italiana. Qui vedete la curva in azzurro, e dice che le previsioni, lo scenario centrale prospettato dall'Istat nel 2011 era quello di una popolazione che andava a crescere quantomeno fino al 2040, e poi solo successivamente sarebbe andata a diminuire, ma arrivando tranquillamente al 2060 e oltre, rimanendo sopra i 60 milioni. Questo era quello che 10 anni fa era il meglio di quello che potevamo prevedere, scenario centrale Istat, delle dinamiche e degli scenari verso cui la popolazione italiana sta andando. Le cose, come abbiamo detto, sono andate poi peggio del previsto. L'impatto della grande recessione precedente è stato maggiore del previsto, e questo quindi ha portato la popolazione italiana a iniziare a diminuire ben prima del 2040, già dal 2015. L'Istat recepisce questo andamento più negativo di quello che si poteva prevedere, e la curva che vedete verde lì sono le previsioni, è lo scenario mediano delle previsioni fatte dall'Istat nel 2016, che quindi contempla il fatto che prende atto che la popolazione è già in diminuzione, e quindi delinea il percorso, le proiezioni insomma più verosimili di andamento nel futuro. Però le cose non sono andate nemmeno così, cioè se la curva verde è l'aggiornamento al ribasso della curva azzurra, e vedete è un aggiornamento fortemente al ribasso, le cose poi in pochi anni non sono andate come la curva verde, perché i dati effettivi osservati sono quelli della curva rossa che trovate in questo grafico, e che sono ulteriormente al ribasso rispetto alla revisione al ribasso che aveva fatto l'Istat rispetto alle previsioni fatte solo 10 anni fa. Questa è la situazione a cui siamo andati finora incontro. Cioè, se noi non mettiamo in campo politiche adeguate, non solo ci troveremo con scenari che sono tra i peggiori al mondo, perché già questi, le previsioni che facciamo, che l'Istat fa, delineano questo, ma le cose andranno ancora peggio. E ci troveremo poi, perché la demografia è questo, cioè una volta che si producono meccanismi e un processo di avvitamento al ribasso, diventa sempre più difficile contrastare. E quindi l'incapacità, l'insufficienza delle misure messe in campo porta progressivamente a doversi riadattare a un futuro che è sempre via via un po' peggio rispetto a come lo si pensava.
e quindi è il futuro che ci capiterà anziché il futuro desiderato, che è quello invece in cui possiamo mettere il meglio di noi stessi anziché cercare di difenderci da squilibri, disuguaglianze e povertà. Questa revisione a ribasso è in larga parte dovuta anche alle dinamiche delle nascite, che sono state molto peggiori del previsto, come abbiamo detto. Tant'è che gli ultimi anni sono stati anni in cui non solo le nascite ogni anno sono scese sotto 500.000, oltre la metà rispetto al baby boom, e sotto il livello che non era previsto sostanzialmente nelle previsioni del 2011. Nelle previsioni del 2011, se andiamo a vedere, scenario centrale, le nascite non avrebbero mai dovuto scendere, non si prevedeva che dovessero scendere sotto le 500.000 in tutto l'arco delle previsioni fino al 2065. In realtà, pochi anni dopo fatte queste previsioni, si era già scesi sotto 500.000. Si era già scesi sui livelli più bassi di sempre, cioè dall'unità in poi. Quindi le cose sono andate male rispetto alle previsioni e sono andate ad assestarsi sui valori peggiori di sempre, cioè dall'unità in poi. Ma non ci siamo accontentati quindi di andare sotto a quello che era il livello sotto il quale, secondo le previsioni, non saremmo dovuti scendere, e invece ci siamo scesi. Non solo siamo scesi sui livelli più bassi di sempre, ma dopo, da lì in poi, ogni anno abbiamo battuto il record negativo dell'anno precedente. Quindi nel 2015, se nel 2014 eravamo scesi al livello più basso di sempre, nel 2015 abbiamo rispostato al ribasso ulteriormente, nel 2016 ancora più basso, quindi siamo andati a battere ogni nuovo anno il record negativo di quello precedente. Fino ad arrivare a 420.000 nati nel 2019, quindi pre-pandemia, e quindi 80.000 in meno in pochi anni rispetto al record negativo di sempre che avevamo toccato. Quindi dopo aver battuto il record negativo ne abbiamo ridotti ulteriormente di altri 80.000. E poi c'è l'impatto anche della pandemia. Nel 2020 siamo scesi ulteriormente a 404.000 e quello che dovremmo attenderci come conseguenza di un'emergenza che abbiamo già vissuto, nel 2021 molto verosimilmente andremo sotto le 400.000. E questo è già storia, non è futuro. Cioè i dati del 2021 sono già storia, archiviata. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è capire cosa faremo dal 2022 in poi. Cioè se inizierà, se continueremo così, se succederà la stessa cosa dell'impatto della grande recessione precedente, che ha portato a un continuo avviamento verso il basso con un peggioramento progressivo, o se invece la discontinuità della pandemia con politiche efficaci può diventare il punto di partenza di una ripresa. Ed è questa adesso la grande incognita rispetto alla quale è importante confrontarsi per capire anche se vogliamo o no costruire un percorso diverso e darci un futuro diverso rispetto a questo destino invece che ci ha forzati verso il basso. Per avere un'idea di quanto in meno di un decennio, cioè tra il 2011 e il 2019, è stato il crollo delle nascite in solo 9 anni, è interessante mettere a confronto il declino progressivo delle nascite dal 2011 al 2019, che qui vedete nella curva azzurra. La curva azzurra sono i dati osservati, cioè le nascite che dal 2011 fino al 2019 sono andate progressivamente a ridursi. Bene, questo scenario è del tutto equivalente a uno scenario in cui il declino delle nascite è praticamente equivalente a una situazione in cui c'è stato un anno con nascite zero. Quindi è come se avessimo avuto dal 2011 al 2019 un anno in cui non è nato nessun bambino. Come se avessimo, e questo è l'equivalente, quindi aver annullato una generazione annuale, cioè una coorte di bambini diventata in un anno sparita di fatto. Quindi vedete, lo scenario è rosso, cioè facciamo finta che nel 2019 non sia nato nessun bambino, quindi non c'è stato un declino, siamo rimasti costanti, ma nel 2019 non nasce zero bambini. E lo scenario azzurro, l'andamento osservato, sono esattamente equivalenti, cioè corrispondono a oltre 500.000 di bambini che non sono arrivati, non sono nati. E quindi questo, secondo me, dà l'idea, insomma, di una caduta di nascite che in meno di 10 anni ha portato a perdere un'intera generazione annuale di bambini. Questo è un po'
semplicemente un riscontro per capire cosa abbiamo perso. Cioè, forse fa meno effetto spalmarlo nei vari anni, ma se lo concentrassimo in un anno solo avremmo esattamente una generazione persa. Questo è, deve essere chiaro. Questo cosa vuol dire? Da un lato rinunce dal punto di vista individuale e dall'altro squilibri dal punto di vista collettivo. Perché il numero desiderato, quello che ci contraddistingue rispetto agli altri paesi, non è avere un minor desiderio di formare una famiglia, di avere figli. Tutte le analisi, ricerche, dati Istat, ma anche di altre ricerche, fanno vedere che non ci distinguiamo rispetto agli altri paesi, anche quelli con fecondità più elevata, per un minor numero desiderato di figli. Su questo tornerò dopo. Il che vuol dire che se noi abbiamo una fecondità più bassa, vuol dire che c'è un gap maggiore, un divario maggiore fra il numero desiderato di figli e il numero effettivamente realizzato, che è esattamente lo spazio strategico all'interno del quale le politiche sono chiamate ad essere efficaci. Cioè c'è stata una carenza delle politiche nel muoversi all'interno di questo spazio strategico e fare in modo che il numero desiderato di figli e il numero realizzato potessero non divergere, ma in qualche modo avvicinarsi. Questo divario esprime le rinunce, perché se desideri figli e non riesci a realizzarli, li posticipi, li rinvii, tieni in sospeso quel desiderio fino a che non diventa rinuncia, è qualcosa che anche nella tua vita, nella tua espressione, della tua realizzazione piena viene a mancare. E dall'altro però produce anche squilibri a livello collettivo, questa rinuncia individuale. Cioè quello che noi abbiamo maggiormente prodotto in questo paese è maggiore rinunce individuali e di coppia e maggiori squilibri collettivi, sociali ed economici. L'impatto sugli squilibri lo vedete da questo grafico. Questo grafico è lo scenario delle previsioni fatte dall'Istat pre-pandemia, e quindi poi dipenderà anche quello sarà l'impatto della pandemia, ma anche il percorso che avremo poi successivamente. Lo scenario del 2045. La curva verde è la popolazione italiana di oggi, di fatto, quindi vedete che la curva verde ha valori bassi nelle età più giovani, poi ha una gobba centrale tra i 40 e i 55 anni consistente, che vuol dire che finora la presenza nelle età centrali lavorative italiane è stata consistente, quindi nonostante gli squilibri abbiamo mantenuto una popolazione al centro della vita attiva consistente. E poi via via sempre meno anziani, via via che si sposta con la curva verde a destra. Quello che diventeremo nel 2045, secondo le migliori previsioni che possiamo fare, è la curva rossa. E la curva rossa ci mette davanti a due elementi importanti. Uno, in età anziana la curva rossa è molto maggiore della curva verde e quindi certamente avremo molti più anziani over 65 rispetto a oggi. Magari riusciremo a valorizzarli molto meglio rispetto a quello che facciamo oggi, però oltre a invecchiamento attivo, teniamo presente che crescerà anche la quota di anziani non autosufficienti, di anziani fragili, parzialmente fragili, che hanno bisogno quindi di cura, assistenza, eccetera. E dall'altro, al centro di questo grafico, vedete il crollo della popolazione in età attiva, che è quello che adesso verrà al pettine come conseguenza dell'aver ridotto progressivamente le generazioni più giovani. Le generazioni più consistenti si sposteranno in età anziana, i boomers, e entreranno al centro della vita attiva progressivamente i millennials, la generazione Z, cioè quelle nate quando è crollata la natalità. E quindi questa presenza forte centrale all'interno della vita attiva, rappresentata dalla curva verde che tocca i punti più alti, lì attorno ai 40-45 anni, crollerà progressivamente e si sposterà verso la curva rossa. Quello che però è da notare è che ci sono anche dei margini di incertezza, ovviamente rispetto alle previsioni. Per quanto la demografia ci aiuti comunque a costruire degli scenari sul futuro meglio di altre discipline, però i margini di incertezza ci sono. E quindi vuol dire che la demografia non è necessariamente un destino, non ci mette davanti per forza di cose un destino ineluttabile. Ci sono dei margini di incertezza rispetto a quello che lo saranno gli scenari futuri, che sono esattamente lo spazio strategico all'interno del quale noi possiamo muoverci. E vedete allora che noi potremo sia, se migliorano sia i flussi migratori e sia il percorso della natalità, spostarsi dalla curva rossa alla curva tratteggiata più in alto, il che vuol dire rendere più solida la presenza della popolazione in età attiva.
ma se le cose dovessero andare male, e finora sono sempre andate peggio del previsto, come abbiamo detto, si va sulla curva tratteggiata sotto la curva rossa, il che vuol dire uno scenario assolutamente insostenibile. Cioè, quindi teniamo presente che se dovesse continuare come è andata finora, nemmeno la curva rossa sarà il nostro futuro, sarà la curva tratteggiata più bassa, e che vuol dire una perdita, un aumento, a fronte di un aumento della popolazione anziana, avremo una perdita tale di popolazione in età attiva che qualsiasi soluzione potremmo inventarci, che possa essere automazione, robot e qualsiasi altro aspetto, incentivi all'occupazione e così via, la demografia avrà così svuotato la popolazione al centro della vita attiva che il peso della popolazione anziana, i costi legati a pensioni, previdenza e costi alla salute e all'assistenza da un lato, e indebolimento della crescita economica e di chi finanzia il sistema di welfare e lo presidia, che sono le popolazioni al centro della vita adulta, diventerà del tutto insostenibile, tanto più col debito pubblico che abbiamo. Cioè, con il debito pubblico non possiamo permetterci di avere anche squilibri ulteriori che poi vanno a vincolare verso il basso la nostra possibilità di crescita. Quindi abbiamo tante leve su cui noi dobbiamo agire, che sono i flussi migratori, che sono l'occupazione giovanile, che sono l'occupazione femminile, che sono la valorizzazione delle persone in tutto il loro corso di vita, ma dobbiamo prima di tutto ridurre l'alimentazione continua, gli squilibri demografici sempre più crescenti, che è determinata da una natalità avvitata continuamente verso il basso, che depotenzia qualsiasi soluzione poi andremo a fare in futuro se non leghiamo assieme tutte queste soluzioni. Perché ovviamente poi, come vedremo adesso, occupazione giovanile vuol dire anche maggior possibilità di formare una propria unione e avere figli. Occupazione femminile in presenza di politiche di conciliazione vuol dire anche maggior fecondità. E così via. E quindi tutto si lega assieme in un percorso positivo che il paese prende e che va nella direzione di rafforzare le scelte positive delle persone e le ricadute sociali e collettive che questo ha. Altrimenti tutto si avvita verso il basso, come è successo finora. Cioè non è un caso che la demografia sia andata a produrre squilibri insieme a bassa occupazione femminile, a bassa occupazione giovanile e a squilibri e aumento di povertà delle famiglie con figli. Tutte queste cose sono legate e hanno bisogno quindi anche di politiche integrate. Per questo è importante che le politiche familiari siano messe al centro delle politiche di sviluppo del paese, perché hanno delle ricadute ampie e interrelate con tutto il resto. E questo è un concetto chiave che finora non è ancora arrivato. Cioè, uno dei limiti del nostro paese è questo, cioè aver considerato finora le politiche familiari e le politiche per le nuove generazioni come politiche marginali. E quindi, di conseguenza, questo è quello che abbiamo ottenuto. Ripeto, non solo bassa natalità, ma bassa occupazione giovanile, bassa occupazione femminile e alta povertà delle famiglie. È un destino questo ineluttabile? No, perché ci sono vari elementi che ci dicono che un destino diverso è possibile. E le evidenze favorevoli che si possa produrre una fecondità che si ravvicini almeno, sia meno lontana, diciamo, dalla soglia dei due figli per donna, che è quella dell'equilibrio tra generazioni, vengono da vari elementi. Il primo è che ci sono paesi anche con sistemi di welfare molto diversi tra di loro, come Francia, paesi scandinavi, Stati Uniti, che hanno una fecondità che non è mai scesa troppo sotto i due figli per donna, o che si è stabilizzata su valori poco sotto i due figli per donna. Il che vuol dire che anche con sistemi di welfare molto diversi, con modelli sociali molto diversi, perché gli Stati Uniti e la Svezia sono agli antipodi a modello sociale, come ben sappiamo, però è possibile con soluzioni diverse nelle società moderne avanzate comunque arrivare a una fecondità che non scende troppo in basso. Ma poi ci sono altre evidenze di paesi che sono scesi, allora, questi sono paesi che sono riusciti a difendersi dal rischio di scendere troppo in basso. Poi ci sono paesi che sono scesi molto in basso e poi però con le politiche adeguate sono risaliti. E uno degli esempi è la Germania. È uno degli esempi più interessanti perché la Germania aveva toccato livelli di numero medio di figli per donna, se torniamo al 2007, poco prima della grande recessione, inferiori a quelli italiani, cioè aveva una fecondità e squilibri demografici anche peggiori rispetto a quelli italiani. Se voi andate a vedere le previsioni che faceva per la Germania di come sarebbe stata gli squilibri e l'aumento degli squilibri demografici nei decenni successivi, trovavate dati anche peggiori rispetto a quelli italiani. E la Germania ha deciso quindi di non
accettare un destino già scritto al ribasso e negativo rispetto alle proprie possibilità di sostenere sviluppo e crescita. E che cosa ha fatto? Ha messo al centro del proprio piano di sviluppo le politiche familiari. Cioè quello che noi adesso andiamo a fare con l'assegno unico universale, con il piano sui servizi per l'infanzia, con il potenziamento dei congedi, tutto quello che finalmente riconosciamo e abbiamo messo nel Family Act, lo riscontrate in quello che la Germania ha iniziato a fare dal 2007 in poi. Non a caso il ministro della famiglia era Ursula von der Leyen, che ha una forte sensibilità su questi temi, l'ha maturata proprio con una visione molto ampia di che cosa vuol dire produrre crescita e benessere esteso, tant'è che dopo essere stata ministro della famiglia è diventata anche ministro del lavoro, tanto per far capire il collegamento, no, tra il percorso che la Germania ha fatto partendo dalle politiche familiari e via via reindirizzando il percorso di sviluppo e di crescita del paese. E che è stata una politica trasformativa. In che senso trasformativa? Che è un altro elemento che dobbiamo metterci bene in testa se vogliamo cambiare le cose, che noi possiamo far dire ok, proviamo quella misura lì, proviamo quell'altra, vediamo se ci sono i soldi per quest'altra e poi le cose non cambiano. Politica trasformativa è metterci tutto quello che serve perché faccia la differenza nelle scelte delle persone, cioè abiliti le persone a fare le loro scelte, e infatti la fecondità è tornata a salire in Germania, ed è nonostante la recessione che c'è stata in mezzo, ed è addirittura, si è portata a valori più bassi rispetto al dato italiano, a valori superiori alla media europea. E quindi anche poi la struttura demografica del paese è riuscita a rinforzarsi, e adesso quindi la Germania ha una maggior solidità di popolazione al centro della vita attiva, perché poi questo l'ha combinato con politiche favorevoli per i giovani, attrazione di giovani di qualità anche da altri paesi, aiutarti poi anche quelli che arrivano da altri paesi a formare una propria famiglia e trovare servizi adeguati per chi arrivava da fuori. Berlino ad esempio si è organizzata fortemente per costruire una piattaforma che consentisse di trovare tutte le informazioni che servivano, di trovare le soluzioni sia strutturali che emergenziali di cui una famiglia può avere bisogno, e aiutando quindi alle scelte anche di chi appunto arrivava da fuori di poter essere realizzate efficacemente e pienamente per i cittadini tedeschi, eccetera. E questo ha cambiato le cose, quindi vuol dire che è possibile farlo. E guardate, la Germania non ha un numero medio desiderato di figli rispetto più alto rispetto all'Italia, e quindi se è riuscita a invertire la tendenza è perché le politiche hanno fatto la differenza, non perché i tedeschi amano di più, vogliono di più avere figli rispetto all'Italia. Il terzo punto è appunto il numero desiderato di figli, che rimane comunque in linea con gli altri paesi che però riescono a realizzare e ottenere quei risultati. E quindi in Italia purtroppo la scelta di avere un figlio è diventata più facilmente una rinuncia che altrove, con appunto gli squilibri che abbiamo. Vado veloce perché appunto non prendere troppo tempo. I nodi che si sono stretti e che adesso dobbiamo invece tagliare o allargare, perché alcuni nodi sono diventati nodi gordiani e quindi serve anche una decisione netta a cambiare le cose. Questo grafico vi fa vedere la condizione dei giovani, in orizzontale avete la percentuale di NEET, rispetto a cui noi purtroppo abbiamo il record negativo in Europa, quindi dobbiamo confrontarci col fatto che i giovani dipendono passivamente a lungo dai genitori. Avete il valore in verticale di questo grafico è la percentuale di giovani adulti tra 25 e 34 anni che dipendono passivamente dai genitori. E vedete che c'è una relazione stretta in tutti i pallini sui vari paesi europei, dove più alta la percentuale di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano, maggiore la percentuale di giovani in condizioni di figli, cioè frenati nel loro percorso di transizione alla vita adulta in condizioni di dipendere passivamente dai genitori. Ed è evidente che finché tu ti trovi a dover dipendere passivamente come figlio dai genitori, difficilmente ti immagini tu stesso come genitore, e se non ti immagini come genitore difficilmente poi inizi quel processo decisionale di realizzazione, viene rinviato sempre di più quello appunto della possibilità di avere un figlio. E questa difficoltà quindi che i giovani trovano nel percorso di transizione alla vita adulta
è il motivo per cui abbiamo l'età più elevata di arrivo del primo figlio in Italia rispetto agli altri paesi, cioè incide soprattutto sull'arrivo del primo figlio che viene continuamente posticipato. Il rischio appunto è che in parte si rinunci in questa posticipazione, in parte lo si abbia ma tardi, e avendolo tardi ci si fermi a figlio unico. Un altro punto che verrà trattato anche da uno degli interventi successivi è quello della povertà delle famiglie con figli. Noi siamo uno dei paesi in cui la povertà è strettamente legata all'età del capofamiglia, della persona di riferimento, purtroppo, cioè è più bassa tra gli over 65 e via via che ci si sposta verso le famiglie formate da più giovani, la povertà diventa più elevata e aumenta con il numero di figli. E questo è un altro punto rilevante che frena la possibilità di realizzare il numero di figli desiderati. E poi c'è il tema della conciliazione fra lavoro e famiglia. Noi siamo in un mondo in cui la relazione che prima era negativa, grafico a sinistra, tra paesi con alta occupazione femminile all'inizio degli anni 80 si trovavano con una fecondità più bassa, anche i paesi scandinavi, bene, quei paesi lì hanno deciso invece che queste due scelte dovevano essere favorite assieme. Cioè le scelte delle persone desiderate e che hanno valore sociale e che producono benessere anche collettivo devono poter essere realizzate assieme, non essere in conflitto e in opposizione una con l'altra. E quindi un welfare che è andato in questa direzione, nella direzione di rendere, armonizzare tempi di vita e tempi di lavoro, la scelta di lavorare e la scelta di avere un figlio. Questo ha portato al ribaltamento della relazione che prima era negativa e diventata positiva, grafico a destra, e l'Italia, come vedete, è il paese che è rimasto più indietro rispetto a questo cambiamento epocale in cui l'occupazione femminile e la fecondità possono essere riviste al rialzo assieme. E questo è un altro punto da cui dobbiamo spostarci, cioè vogliamo che l'Italia continui a essere lì, cioè un paese in cui le scelte delle donne siano in conflitto tra di loro, o penalizzando sia la valorizzazione del capitale umano femminile, sia la loro scelta di formare una famiglia, di avere figli, quindi realizzarsi anche la dimensione familiare, sia di poter contribuire alla crescita economica del paese e sia ridurre gli squilibri demografici con l'aumento della natalità. Finché rimaniamo in quella posizione lì scomoda di quel grafico, abbiamo una serie di ricadute negative su qualsiasi aspetto che riguarda natalità bassa, occupazione femminile bassa, manca un secondo reddito per le famiglie e quindi maggior povertà infantile, minore occupazione femminile al centro della vita attiva e quindi minor presenza solida della popolazione attiva, più squilibri demografici e quindi o desideriamo appunto rimanere lì e quindi avere un destino che via via peggiorerà le condizioni per le generazioni che verranno dopo, o se scegliamo di spostarci dobbiamo fare le scelte adeguate per spostarci appunto da quella posizione. Come sappiamo, le politiche di conciliazione, le politiche familiari e le politiche di conciliazione sono un insieme ampio, interrelato. C'è il tema dei servizi per l'infanzia, su cui noi siamo rimasti molto indietro rispetto agli altri paesi. Continuiamo a essere sotto il 33% rispetto alla copertura che dovevamo raggiungere nel 2010 e non è stata raggiunta a livello nazionale, con una forte differenze territoriali che vanno ridotte. Cioè, noi dobbiamo anche pensare a delle politiche che ci consentono non solo di convergere verso la media europea, ma di farlo anche riducendo le disuguaglianze territoriali e sociali. Cioè, queste due cose devono andare assieme. Cioè, convergere, pur con le nostre specificità, pur tenendo conto delle nostre caratteristiche anche antropologiche, ma che consentono di mettere le persone, le famiglie nelle condizioni almeno medie europee per realizzare i propri progetti professionali e di vita, ma nel contempo riducendo anche le disuguaglianze territoriali e sociali, altrimenti la cosa non funziona. Non c'è solo i servizi pubblici e asili nido, c'è il tema del welfare aziendale. Come sappiamo, sul part time, ad esempio, facendo un esempio, noi abbiamo livelli analoghi alla media europea rispetto al part time, ma fa bella differenza fra part time volontario e involontario. Da noi prevale nettamente quello involontario, che non è conciliazione, che non è a favore delle scelte di armonizzare tempi di vita e di lavoro, e mentre in Europa la maggioranza è part-time volontario e reversibile, cioè utilizzato dai dipendenti per adattarlo alle proprie esigenze e poi tornando eventualmente al tempo pieno, non come vincolo a ribasso. E poi, oltre a quello che può fare lo Stato, il pubblico, oltre a quello che può fare le aziende, c'è anche quello che può fare la componente maschile. Di nuovo ci troviamo in una situazione più svantaggiata, più squilibrata, ecco, rispetto agli altri paesi,
I dati ISTAT ci dicono che se anche prendessimo, anche prendendo le coppie in cui entrambi sono occupati nella fase centrale dei progetti di vita e professionale tra i 25 e i 44 anni, quindi 25 e 44, entrambi lavorano, bene, il 63% del carico di cura e familiare è svolto dalle donne. E questo è uno squilibrio che ha bisogno di risposte, perché anche questo rischia di essere un vincolo. Quindi ci sono anche dei cambiamenti culturali che vanno favoriti assieme alle politiche. È l'altro aspetto importante del Paese. Sono aspetti oggettivi e strutturali e culturali che devono tenersi assieme e devono appunto coerentemente poter portare il Paese a migliorare la propria condizione. Tutto questo sta diventando ora più urgente e più difficile perché come conseguenza della persistente della denatalità passata si sta riducendo anche la base delle donne in età riproduttiva da cui appunto possono arrivare i figli e le nascite. E qui vedete appunto la fascia 25, 29, 30, 34 in forte riduzione e quindi si va verso una situazione che se non si mette il Paese nelle condizioni di arrivare ai livelli delle migliori esperienze europee, come appunto fecondità, l'inversione di tendenza delle nascite non si potrà produrre dato gli squilibri strutturali che ha il nostro Paese. Cioè la struttura per età del nostro Paese è così ormai compromessa che solo portando una fecondità dai livelli bassi italiani ai livelli migliori in Europa, quindi attorno a 1,8-1,9 figli, effettivamente possiamo ottenere un'inversione di tendenza anche sulle nascite che riduca anche gli squilibri. E questo quindi è quello che deve essere la... il nostro impegno e la capacità di mettere le basi, le scelte anche collettive giuste all'interno delle quali le scelte individuali poi di valore possono prodursi perché se vogliamo appunto metterci in questo possibile percorso. Chiudo da un lato saltando un po' i dati favorevoli che ci sono nell'opinione pubblica e nella società italiana rispetto a scelte da realizzare anche particolarmente impegnative e rilevanti. Nei dati dell'Osservatorio Giovani, alla domanda sull'investimento sui servizi per l'infanzia, la grande maggioranza di uomini e di donne sono fortemente favorevoli a un piano che li potenzi in maniera consistente, ma anche rispetto al congedo di paternità obbligatorio. C'è ormai ampia consapevolezza e condivisione che si possa anche arrivare a un'equiparazione dei congedi tra padre e madre e quindi se c'è questa disponibilità, questa consapevolezza che sta crescendo, fare politiche anche particolarmente consistenti e rilevanti in questa direzione è qualcosa che è condiviso anche appunto nella società e nel paese. Chiudo, rialzarsi è possibile, ma solo se ci spostiamo in attacco. Allora, noi abbiamo avuto queste tre ondate della pandemia, primavera 2020 fino alla primavera 2021, e siamo a luglio 2021 e per l'Italia potrebbe essere, e questo dipende da noi, potrebbe costituire uno snodo. C'è il piano nazionale di ripresa e resilienza con tutte le risorse messe a disposizione in alcuni settori rilevanti appena approvato dall'Ecofin e questo è uno snodo, è un elemento importante. Dall'avvio, pure con una misura ponte, dell'assegno unico universale per i figli che potenzialmente è una rivoluzione importante come punto di partenza del Family Act. E perché no? C'è il clima positivo prodotto dalla vittoria della nazionale di calcio agli europei. E il successo della nazionale, lo metto lì però, mi piace chiudere anche un po' con questa nota positiva, dimostra che ci si può rialzare e si può raggiungere risultati importanti se si sa giocare in attacco, oltre che a rimanere solidi in difesa. Quindi serve una difesa solida, ma bisogna aggiungere anche un attacco che sia adeguato ed efficace. E questo vale anche, permettetemi di dirlo, per le politiche familiari, perché gli aiuti e i sostegni economici, reddito di cittadinanza in parte e assegno unico universale, pur nella misura ponte, che appunto è molto concentrata anche sui redditi più bassi, sono soprattutto strumenti importanti se vogliamo, possiamo poi rafforzare ulteriormente, in difesa, in contrasto alla povertà. Ma noi dobbiamo anche spostarci in attacco ora, perché questi li abbiamo consolidati e possiamo perfezionare ulteriormente. Ma ora è il momento di spostarsi anche in attacco. E spostarsi in attacco vuol dire investire in maniera solida sul versante della quantità e della qualità adeguata dei servizi. Servizi per l'infanzia, servizi educativi in generale,
oltre che i servizi legati alle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di portarli alle migliori esperienze europee. Ecco, in questo modo, oltre ad avere un consolidamento in difesa, aiuteremo il paese a spostarsi in attacco e a quindi a cercare di realizzare un futuro che non si rassegni di essere progressivamente peggiore del presente, ma ci consenta di ottenere risultati all'altezza della nostra capacità di essere vitali e di realizzare obiettivi importanti. Ecco, chiudo quindi questa mia presentazione di inquadramento e passo ora la parola a Francesca Puglisi, capo segreteria tecnica del Ministro dell'Istruzione, che farà un intervento proprio sui servizi per l'infanzia e sul sistema 06. Quindi chiedo a... Buongiorno, bene. Grazie professore, voglio ringraziare il Dipartimento della Famiglia per questa bella ed utile iniziativa che spero dia una sveglia e una scossa al nostro paese in termini di consapevolezza. Condivido molto quanto diceva il professor Rosina: per risollevare la natalità occorre mettere in campo un mix di politiche integrate e appunto quanto dimostrato anche dai materiali che ci avete inviato è davvero evidente. Quindi servono servizi educativi per la prima infanzia, servono politiche più coraggiose sui congedi parentali in termini di appunto condivisione del lavoro di cura tutto questo avrà un impatto sull'occupazione femminile, sulla ricchezza delle famiglie, sulla possibilità di avere di realizzare appunto quel desiderio inespresso di avere figli. Come sapete bene, il decreto 65 del 2017, la cosiddetta riforma del sistema integrato dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, ha chiarito sufficiente definizione sia i livelli e chiarezza, sia i livelli di governo, sia target e definizione dei servizi educativi per la prima infanzia, asili nido e micronidi, servizi integrativi, dunque spazi gioco, centri per bambini e famiglia, la scuola dell'infanzia, le sezioni primavera. Questa legge che ha fatto entrare anche il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia al Ministero dell'Istruzione mette innanzitutto i diritti dei bambini e delle bambine al centro del processo di apprendimento, e questo è stato una rivoluzione importante da compiere perché, come sappiamo bene, l'investimento di qualità, quindi non qualsiasi servizio, ma un servizio educativo in cui ci sono persone che con competenza aiutano la crescita e lo sviluppo della socialità, del gioco e dell'apprendimento, rispettando i tempi di crescita di ciascun bambino e bambina. Come sappiamo, questo, come dimostrano tutte le ricerche, questo investimento di qualità è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per eliminare davvero gli svantaggi di partenza. Ancora una volta lo dimostrano i dati: chi ha frequentato un asilo nido e una
scuola dell'infanzia ha minori probabilità di finire, di cadere nel dropout scolastico e ha migliori livelli e probabilità di livelli di apprendimento e probabilità appunto di arrivare con successo al compimento dell'obbligo. Altra cosa importante è che appunto, e su questo il governo ha inteso investire anche risorse importanti del PNRR, ovvero 3,7 miliardi di euro dal 21 al 26 per l'estensione della rete. Tutti i dati ci dicono che dove ci sono servizi educativi per la prima infanzia, anche l'occupazione femminile raggiunge diciamo livelli europei. L'Europa ha un tasso di occupazione femminile del 62,4%. La Calabria del 29%, l'Emilia-Romagna del 60%, l'obiettivo europeo del 60%. Questo va in modo esattamente speculare alla presenza di servizi educativi per la prima infanzia, perché l'Emilia-Romagna ha già raggiunto, sono recentissimi i dati Istat, la copertura del 40%, quindi ha superato la copertura dell'obiettivo europeo del 33%, la Calabria ha un 10,9%, e questo vale un po' per tutte le regioni. Se noi raffrontiamo i dati tra presenza di servizi educativi per la prima infanzia e tasso di occupazione femminile, vedremo esattamente delle curve che corrono parallele. Questo significa che gli asili nido sono innanzitutto fonte di occupazione femminile diretta ed indiretta, fondamentale proprio per non solo per la crescita armonica di bambini e bambine, ma anche appunto come motore, come politica di conciliazione fondamentale per favorire e dare una spinta all'occupazione femminile. Come sappiamo, i divari nel nostro paese sono profondi anche in questo segmento, proprio per questo ritengo che il decreto 65 del 2017 stia svolgendo un ruolo fondamentale, perché finalmente le risorse arrivano con certezza ai comuni. Le risorse sono state stabilizzate fino al 23 con 309 milioni di euro annui che devono servire non solo all'estensione della rete. Della scorsa settimana, l'8 luglio, l'accordo siglato in conferenza unificata sul nuovo piano pluriennale, dove si dice con chiarezza che in attesa delle risorse che arriveranno dal PNRR, i 3,7 miliardi di euro, queste risorse potranno essere maggiormente dedicate a finanziare la gestione dei servizi educativi, la formazione in servizio del personale educativo e scolastico di asili nido e scuole dell'infanzia e il coordinamento pedagogico, che svolge un ruolo fondamentale proprio nel supporto a tutto il personale e anche nel raccordo tra personale educativo e scolastico e famiglie.
E dicevo, questi 309 milioni annui quindi danno certezza e coraggio agli amministratori locali, e questo davvero lo speriamo, per aprire quei servizi educativi laddove non ci sono. Nelle prossime leggi di bilancio occorrerà implementare questa quota di finanziamento del decreto 65 del 2017, perché se le risorse del PNR potranno essere dedicate solo agli investimenti infrastrutturali, dovranno poi avere conseguentemente gli enti locali le risorse che servono per poter finanziare la gestione di asili nido e scuole dell'infanzia e in generale di tutto il sistema integrato. Ai 309 milioni annui si aggiunge il 25% di cofinanziamento regionale e è stata inserita anche una quota perequativa del 20%, sono circa 60 milioni, che andranno destinate a quelle regioni che hanno una quota di servizi educativi per la prima infanzia inferiore alla media nazionale. Quindi questo proprio per sostenere i territori che sono in condizioni di svantaggio, sebbene proprio quei territori hanno ricevuto negli anni copiosi investimenti da parte della Commissione europea dedicati alle regioni obiettivo 1 e dai fondi PAC e mai adeguatamente utilizzati. Ma voglio appunto continuare a credere che non siano stati utilizzati, perché in assenza del decreto 65 del 2017 non avevano certezza nelle risorse poi per la gestione di questi servizi educativi. Ora il finanziamento statale che arriva direttamente nelle casse dei comuni sulla base della programmazione regionale, quindi le risorse non transitano più dai bilanci delle regioni, ma le regioni svolgono un fondamentale ruolo di programmatori, e a questo punto i sindaci e le sindache hanno con certezza le risorse che servono, un contributo statale che serve per poter finanziare il sistema. È fondamentale, lo ribadisco, ce lo dobbiamo dare come obiettivo di questo governo, implementare queste risorse dei 309 milioni all'anno, proprio perché se finanziamo le strutture, un'estensione della rete, soprattutto nelle zone dove i servizi educativi per la prima infanzia mancano, serviranno poi anche ulteriori risorse per la loro gestione. Di questo in questo ministero c'è piena consapevolezza. Rispetto al titolo del mio intervento voglio dare un altro contributo, perché non bastano i servizi educativi per la prima infanzia, serve maggiore tempo pieno anche nel mezzogiorno del paese se vogliamo incentivare l'occupazione femminile. E comunque il tempo pieno è fondamentale, ancora una volta lo vediamo in tutti i dati anche dei rapporti Invalsi, dove c'è più presenza alla primaria di tempo pieno in quelle zone dove storicamente anche i comuni hanno investito in questa direzione. Ci sono i bambini e le bambine hanno migliore rendimento scolastico. Quindi il PNRR investe anche in questa direzione per aumentare, estendere il tempo pieno e le mense, perché senza mense non c'è tempo pieno. E anche qui c'è un budget di 960 milioni di euro, di cui 400 milioni per le infrastrutture. Quindi qui una parte invece verrà dedicata del PNRR anche alla
alla gestione di queste nuove strutture. I risultati attesi sono di circa 1000 nuovi locali o spazi nuovi o riqualificati da destinare a mense e l'attivazione di percorsi e di progetti formativi appunto in orario extra scolastico. Una parte rilevante dello studio che ho guardato con grande attenzione e delle riflessioni appassionate del professor Rosina ci dicevano di quanto incida anche sulla leva demografica la disoccupazione giovanile. Qui non dobbiamo dimenticare l'enorme mismatch che c'è tra competenze richieste dal sistema delle imprese e per innovare anche, soprattutto in questa fase delicata di transizione ecologica e tecnologica che sta attraversando il mondo intero e a cui il PNRR dedica importanti risorse, noi abbiamo il dovere in questo caso di investire su un altro segmento che ci vede particolarmente deboli rispetto ad altri paesi europei, che è il segmento dell'istruzione tecnica superiore. Anche qui nel PNRR c'è un investimento di 1,5 miliardi per estendere il numero di corsi e soprattutto per aumentare il numero di diplomati. Oggi nel nostro paese sono 18.000, la Germania ne diploma 900.000 all'anno e quindi anche qui investimento su cui stiamo lavorando, importante su cui stiamo lavorando in questo ministero per implementare l'occupazione giovanile attraverso il rafforzamento dell'istruzione tecnica superiore. Pensiamo che raddoppiando almeno il numero di diplomati, questi sono gli obiettivi posti nel PNRR, si possa dare davvero un contributo fattivo a sconfiggere anche quella grave piaga della disoccupazione giovanile che affligge il nostro paese. Chiedo scusa, ho dimenticato un punto che mi sta particolarmente a cuore, che ha peraltro ben esaminato il professor Rosina: le risorse dello 06, ma questo è scritto con grande chiarezza anche nel decreto 65, devono essere dedicate anche, e su questo arriverà l'utile contributo del Family Act attraverso l'assegno unico per la famiglia, abbiamo bisogno di abbattere anche i costi dell'accesso agli asili nido. Ma abbattere i costi non significa dover abbattere la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia. Sarebbe un disastro. Non è una donna perché madre può occuparsi della crescita e dell'educazione di bambini e bambine. Servono, il decreto 65 risponde perfettamente al quality framework dettato dalla Commissione europea. Noi a quel quality framework dobbiamo rispondere, dunque è importante mantenere un elevato standard di qualità dei nostri servizi educativi, ma con il Family Act appunto intervenire anche con la leva fiscale e anche attraverso un adeguato welfare aziendale. Anche nel decreto 65 avevamo dedicato una norma a questo proposito, proprio per abbattere in questo caso il costo per le famiglie. Alcune regioni e alcuni comuni, grazie anche al contributo statale che ora arriva con certezza ogni anno
stanno iniziando ad abbattere le rette, ma appunto io credo che è attraverso il Family Act che un adeguato sostegno sia appunto utile e quanto necessario. Bene. Grazie, grazie dottoressa Puglisi. Cioè, riprendo due punti fondamentali tra i tanti che ha toccato. C'è il tema della copertura, che deve però andare assieme ai costi, quindi all'effettiva accessibilità a quel tipo di servizi, che deve essere di qualità. Di qualità vuol dire centrato sullo sviluppo umano dei bambini, vuol dire essere il punto di partenza di un percorso educativo di qualità a partire dall'infanzia. E solo in questo modo può diventare anche efficace dal punto di vista della conciliazione, perché i genitori affideranno ai servizi, ai nidi, eccetera, per la qualità educativa dello sviluppo sociale e cognitivo dei loro figli e non per un parcheggio a cui lasciarli quando vanno al lavoro. E questo è un punto fondamentale. L'altro punto fondamentale è partire dalle realtà che ne hanno più bisogno, sia in termini demografici che di sviluppo, perché queste due cose sono legate assieme. Però va fatta con attenzione perché quelle risorse vengano effettivamente realizzate e con il monitoraggio e una valutazione che poi vengano implementate e realizzate con successo e producendo risultati trasformativi, cioè che cambiano il destino di quei contesti e soprattutto a partire dall'infanzia e dalle prospettive di formazione e di qualità. Grazie. Passiamo a Sabrina Prati, che è primo ricercatore e dirigente del Servizio Registro della Popolazione, Statistiche Demografiche e Condizioni di Vita dell'Istat, che ci darà alcuni dati importanti e aggiornati sull'impatto della pandemia sulle dinamiche demografiche. Prego. Grazie Alessandro, ringrazio il Dipartimento per l'invito che è stato rivolto all'Istat e che mi dà la possibilità di condividere con voi alcuni dei risultati più recenti che sono stati prodotti dall'Istat per il rapporto annuale del 2021 che è stato presentato dal Presidente alla Camera venerdì scorso, quindi risultati recenti che spingono le analisi e il monitoraggio degli effetti demografici della crisi pandemica fino al primo trimestre del 2021 e quindi ci consentono di cominciare anche a ragionare sugli effetti anche di medio e lungo periodo che potremmo aspettarci a seguito di quello che abbiamo chiamato nel rapporto lo shock da pandemia. La crisi pandemica, come sapete, ha esercitato un forte impatto sull'andamento demografico del nostro paese e questo impatto si è esplicato fin da subito in maniera drammatica, come tutti sappiamo, attraverso un incremento eccezionale dei decessi e della mortalità. Il 2020 passa alla storia come un anno con il massimo dei decessi dal secondo dopoguerra, con il minimo storico, lo ricordava anche Alessandro, delle nascite dall'Unità d'Italia, ma purtroppo questo è un traguardo che siamo destinati a superare di anno in anno, almeno finora è stato in questo modo. E la tendenza al declino della popolazione, che come è stato ricordato è già in atto da tempo, dal 2015, ha subito un'accelerazione a seguito di questi eventi. Le conseguenze drammatiche sulla mortalità, le richiamo brevemente, sono a tutti note. L'eccesso di mortalità ha riguardato soprattutto le generazioni più anziane e i soggetti più fragili all'interno delle generazioni più anziane. Degli oltre 100.000 decessi in più, oltre il 76% dovuto a persone con più di 80 anni, questo importante incremento della mortalità ci ha fatto tornare indietro rispetto a quello che è uno dei nostri primati positivi nel mondo, cioè la nostra elevata longevità, ci ha fatto tornare indietro con l'aspettativa di vita alla nascita ai livelli del 2012. La speranza di vita alla nascita è scesa sotto gli 80 anni per gli uomini ed è tornata a 85 anni per le donne.
All'inizio del 2021 e per tutto il primo trimestre del 2021 l'eccesso di mortalità continua a essere presente rispetto al livello medio dei decessi del 2015 del 2019, del periodo 2015-2019. Il quadro di mortalità è sicuramente più favorevole rispetto alla primavera dello scorso anno, però ancora siamo in una situazione, come sapete, emergenziale. E ci auguriamo che, di non dover parlare più ancora a lungo di eccesso di mortalità. Ma la pandemia, come ricordavo all'inizio, ha agito su tutte le componenti della dinamica demografica. Per alcune di queste componenti l'impatto è stato immediato, così come per i decessi. Parlo, per esempio, dei matrimoni. I matrimoni sono uno dei meccanismi, no? Attraverso i quali la popolazione comunque si riproduce, come diceva Alessandro prima, perché i matrimoni, in particolare i primi matrimoni di giovani che formano una nuova famiglia, rappresentano ancora oggi nel nostro paese il luogo da cui poi scaturiscono un numero consistente di nascite. Ogni anno, i nati di un anno, per oltre il 70%, hanno genitori coniugati, quindi nascono all'interno del matrimonio. È quindi ragionevole nutrire preoccupazione di fronte a quello che è accaduto rispetto alle nozze nell'anno 2020. In questo grafico abbiamo riportato affiancati, diciamo, per ogni mese i valori del 2019 e quelli del 2020. Questo è il mese, se vedete che nei primi mesi dell'anno eravamo in linea con la tendenza, anzi c'era un leggero aumento dei matrimoni del 20 rispetto all'anno precedente, quando nel mese di marzo si comincia a osservare gli effetti della pandemia e subentra il lockdown con le misure di distanziamento e di contenimento della diffusione dell'epidemia che hanno di fatto impedito le celebrazioni o rese molto più contenute, il livello dei matrimoni del mese di marzo crolla, ad aprile abbiamo una situazione di totale crollo che si ripercuote, si protrae, questo è il mese di maggio, giugno, luglio, insomma si protrae per tutto l'anno, c'è una lieve ripresa, ma che non è tale da compensare la caduta che nel complesso nell'anno ci porta ad aver avuto nel 2020 la metà delle nozze che ci si poteva aspettare di avere. È una situazione assolutamente nuova, di fronte alla quale non ci siamo mai trovati. Il grafico a fianco rappresenta invece l'impatto della crisi pandemica sulle nascite. Va tenuto presente, come ben sappiamo, che l'impatto nel 20 della crisi pandemica sulle nascite è solo marginale, si può ravvisare solo negli ultimi mesi perché i bambini nati nei mesi precedenti erano stati concepiti in un periodo in cui di pandemia non si parlava. Ma possiamo vedere gli ultimi istogrammi si riferiscono alla situazione per il complesso dell'Italia, che c'è un crollo delle nascite del 14%, raggiungiamo un picco di diminuzione del 14% a gennaio 2021 e soltanto dal mese di febbraio e poi col mese di marzo abbiamo registrato una piccola inversione di tendenza nel momento in cui si passa da bambini nati che sono stati concepiti nella primavera del 2020, quindi nel periodo della prima fase della pandemia con tutta la sua portata, di drammaticità, a bambini invece concepiti durante quella che chiamiamo la fase di transizione, cioè la stagione estiva. Quindi questa ripresa di marzo ci dice che in prospettiva, no? Se le condizioni cambiano e diventano meno critiche, il paese è pronto a ripartire. Voglio tornare ancora un attimo sul crollo eccezionale dei matrimoni, perché abbiamo provato a fare uno scenario, cioè ci siamo domandati, ma questa metà delle nozze che non c'è stata, che impatto può avere sulle nascite dei prossimi anni?
Vi dicevo appunto che c'è un legame ancora molto forte tra nati e nuzialità. Evidentemente i bambini non nascono, diciamo, negli anni successivi al matrimonio. Noi abbiamo preso come riferimento temporale un triennio e abbiamo studiato il legame che c'è stato negli anni più recenti tra i bambini nati a distanza di 3 anni dal matrimonio dei loro genitori. Abbiamo provato a proiettare, diciamo, questi risultati facendo degli scenari, che sono i principali risultati sono rappresentati in questo grafico, che ci dicono che rispetto, per esempio, che potremmo, nella peggiore delle ipotesi, avere da 80.000 matrimoni in meno un calo significativo ulteriore di nati, che varia tra i 34.000 nati in meno e i 40.000 nati in meno, a seconda che si tengono conto anche delle specificità delle nozze che mancano, perché a mancare sono le nozze, sono i primi matrimoni, sono stati in particolare i primi matrimoni di giovani, quindi proprio quegli eventi a cui si associa la formazione di una famiglia e da cui scaturiscono le nascite poi negli anni successivi. Ebbene, questo deficit quindi di nascite andrebbe ad aggravare quella situazione che Alessandro Rosina ha definito di abitamento continuo, no? Di gioco continuo al ribasso, che già ci caratterizza riguardo alla natalità, contribuendo appunto con un deficit ulteriore. Attenzione, io qui dico, ma è un deficit evitabile. È un deficit evitabile qualora si adottassero delle misure, no, atte a sostenere i progetti di vita dei giovani che invece, avendo rinviato, magari desiderano portare avanti i loro progetti di nuzialità e di formazione delle famiglie. Noi abbiamo analizzato anche le principali caratteristiche, come vi dicevo, della popolazione rispetto alla quale il deficit dei matrimoni è più alto. E oltre a questo dato che vi dicevo sull'età, che è molto interessante, sul fatto di essere primi matrimoni, è anche molto interessante aver verificato che l'impatto di questo, diciamo, crollo è diverso nella popolazione, per esempio per titolo di studio, abbiamo un calo più contenuto quando gli sposi hanno un titolo di studio più elevato, e abbiamo avuto un calo maggiore di eventi anche legati a seconda, diciamo, del profilo occupazionale degli sposi. A mancare all'appello sono soprattutto anche i matrimoni nella categoria di sposi che sono lavoratori autonomi. E queste, evidentemente questi dati sono assolutamente coerenti con l'impatto anche economico, no? Della crisi pandemica. Come diceva Alessandro all'inizio, è tutto collegato. La situazione di sicurezza piuttosto che di precarietà che viene percepita dalla popolazione riguardo all'inserimento nel mercato del lavoro, alla stabilità, alla permanenza nel mercato del lavoro, impatta direttamente anche sulle scelte di formare una famiglia o di rimandare questi eventi in attesa di tempi migliori. E siamo sicuramente in una situazione di attesa. Ecco, questo possiamo dire, che i dati dell'anno 2020 e dei primi mesi del 21 ci danno conto di un paese che sta in stand-by, si è messo dal punto di vista demografico in una situazione di attesa, aspettando appunto di capire che prospettive ci possono essere nel breve e medio periodo. Nel rapporto noi analizziamo tantissime dimensioni che hanno subito impatto dalla crisi pandemica, sia sul versante economico che su quello sociale e demografico. Un focus nel capitolo 3 è dedicato al capitale umano. È stato ricordato anche dall'intervento che mi ha preceduto quanto è importante l'investimento nel capitale umano, quanto è importante in generale in tutte le fasi della vita per gli individui, ma in particolare per i giovani e per le donne, dal punto di vista della
delle prospettive occupazionali, dell'inserimento nel mercato del lavoro, del trovare un lavoro più stabile e della permanenza nel mercato del lavoro. La storia recente anche di quello che è accaduto a seguito della grande crisi del 2008 ci dice che chi ha investito di più in capitale umano è riuscito a limitare di più i danni prodotti dalla crisi. Tra i tanti indicatori che vi avrei potuto far vedere, ho scelto questo che è più legato anche all'aspetto della natalità, che è quello che ci sta a cuore in questa giornata. Questa tavola riporta i dati più recenti dall'indagine sulle forze di lavoro con i tassi di occupazione femminile per le donne di 25-54 anni a seconda del ruolo che hanno in famiglia, cioè se vivono da sole, se sono coniugate o conviventi ma non hanno figli, se sono mamme se hanno un bambino sotto i 5 anni oppure un figlio più grande, oppure se vivono ancora all'interno della famiglia con ruolo di figlie. Per ripartizione geografica guardiamo l'Italia e guardiamo la distribuzione per titolo di studio, che ci sono i tassi di occupazione delle donne che hanno conseguito fino alla licenza media, poi il diploma, poi la laurea. È impressionante come appunto il capitale umano serva, sia una condizione per le donne per inserirsi nel mercato del lavoro, soprattutto quando diventano madri e madri con figli piccoli, per restarci. Tra le madri con figli al di sotto dei 5 anni, le donne che hanno fino alla licenza media sono occupate, hanno un tasso di occupazione del 26%, raddoppia per le diplomate, arriva al 76% per le laureate, solo per citare uno tra i tanti numeri che potete trovare nella relazione e nel rapporto. Quindi questo per dare ulteriore supporto a quanto è stato detto sia dal professor Rosina che dall'intervento che mi ha preceduto su quanto sia importante per invertire e per far fronte a questa tendenza avere una visione d'insieme di tutti gli aspetti che concorrono a sostenere le persone nella realizzazione dei loro progetti di vita, perché alla fine è questo quello di cui parliamo. La pandemia e la crisi economica da essa innescata hanno avuto e possono avere nel lungo periodo ancora conseguenze negative sulle disuguaglianze di genere, età e territorio, e queste conseguenze avranno necessariamente, se si avranno, sono destinate ad avere impatti negativi anche dal punto di vista della formazione delle famiglie e delle nascite. Sappiamo che la concentrazione degli effetti della crisi economica su determinati settori e tipologie occupazionali ha fortemente penalizzato le donne e i giovani, cioè quegli stessi segmenti della popolazione a cui guardiamo per invertire la recessione demografica. Allora, lo ha detto Alessandro, lo sappiamo, l'inversione è possibile. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pone tra i suoi assi quello dell'inclusione sociale. Si può fare se il piano terrà fede all'intento dichiarato di non riportarci al tempo di prima, perché abbiamo visto che non ha funzionato tutto quello che abbiamo fatto finora, ma a un'Italia nuova che restituisca prospettiva al Paese, soprattutto e in particolare alle giovani generazioni, alle donne. Grazie. Perfetto, grazie a te che hai completato in maniera molto efficace e aggiornato il quadro sulle dinamiche demografiche, e con questo poi anche appello finale cruciale per dire che a partire dai dati, cioè da chi è attento ai dati, anzi da chi in Italia maggiormente li vede, li osserva, li analizza, le prospettive di una effettiva ripresa, se si fanno le scelte giuste e se si investe nelle componenti nella direzione giusta, si possono ottenere. Passerei adesso a Pasquale Borsellino, che è direttore dell'unità organizzativa Servizio Minori, Giovani e Famiglia, che ci presenterà dati e considerazioni relativi all'esperienza del Veneto. Prego. Buonasera, buongiorno anzi, mi sentite? Sì. Benissimo.
Scusate un secondo. Grazie per questa opportunità. Io ho sentito gli interventi che sono stati fatti fino ad adesso. Mi presento, sono Pasquale Borsellino. Dal 1° di luglio ho preso, come dire, l'incarico di direttore dell'unità organizzativa minori, infanzia e servizio civile della Regione del Veneto. Quindi sono abbastanza nuovo a questo ruolo. Proverò a presentarvi un po' delle slide che abbiamo preparato, che i miei collaboratori hanno preparato, insomma. Scusate solo un secondo. Vediamo. Inserisci. Scusate solo un attimo. Qualcuno mi fa un segno se si vede? Si vede? Sì? Sì, vediamo. Sì. Ok. Sì. Grazie. Perché non parte? Perché non parte. Vabbè. In alto mi aiuti, scusa, dicevi? In alto. No, non lo vedo, scusami. Sono un po' imbranato. Dove ci sono le voci, file, home, inserisci? Sì. Vada sempre sulla destra, arriva presentazione. Inserisci progettazione, transizioni, animazioni, c'è presentazione. È perché non lo vedo, perché è coperto da un'altra cosa. Ah, ok. Scusa un secondo, vabbè. Scusate. Vabbè, non voglio farvi perdere tempo, insomma. Ecco qua, transizione. Ecco, sì, ok, adesso lo vedo. Ok, ecco, perfetto. Scusate davvero. Ecco, partiamo solo con alcuni dati. Ah, devo ricondividere, scusa. Sto facendo perdere tempo e vi chiedo davvero umilmente scusa. Presentazione. No, non sto condividendo ancora, vero? No, scusate davvero un secondo. Vabbè, vediamo. Allora, condivide schermo. Okay. Ditemi che si vede, per favore. Sì, vediamo, ma non la... la modalità presentazione. È perché ho la mascherina che non mi fa più vedere. Ok, perfetto, grazie. Adesso penso che si veda, sì? Sì, prego. Grazie, scusatemi davvero di aver fatto perdere tempo. Allora, dicevo, partiamo da alcuni dati di contesto. Abbiamo i nostri 4.800 abitanti, 2.000 famiglie, le coppie senza figli sono il 43%, di queste il 45% ha solo un figlio, il 61% dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni vive in casa, anche se occupato, c'è un invecchiamento della popolazione, 8.000 più dei nati, eccetera, eccetera. Questi sono i dati un po' di contesto che portiamo. Ecco,
Poi abbiamo ancora dei dati che volevamo illustrarvi, calo della natalità. Voi sapete che è un fenomeno complesso, più volte tanti relatori l'hanno ripreso stamattina, nel senso che, come dire, non possiamo individuare soltanto una causa, il dottor Rossina prima ce l'ha spiegato benissimo, cioè nel senso che interventi di tipo economico, di aiuto, di servizi, come dire, sono importanti, ma abbiamo a che fare con un fenomeno complesso, articolato e multifattoriale, insomma. Ecco, noi siamo all'1,27, insomma, come natalità. Abbiamo Verona e Vicenza che, per la verità, come dire, sono messo un attimino meglio, ma quello che risulta è che mediamente abbiamo 32 anni le donne che hanno il primo figlio, insomma. Dicevamo un fenomeno complesso e multifattoriale, ma persone molto più esperte di me l'hanno raccontato anche prima. La cosa forse che vale la pena, per utilizzare meglio il vostro tempo, raccontarvi è che di recente la Regione del Veneto è stata approvata la legge 20 nel 2020, che sono interventi a sostegno della famiglia e della natalità. Insomma, ecco, questo è un po' quello che mi sembra utile in questo consesso portare. Insomma, questa legge prevede intorno, come contrasto alla denatalità, si è data degli obiettivi sfidanti, cioè degli obiettivi che reputiamo ambiziosi, che con tutta una serie di azioni, di programmi e di progetti stiamo cercando di perseguire, e che per esempio promuovere la costituzione di nuovi nuclei familiari, rimuovere gli ostacoli sociali, culturali ed economici che impediscono nuove nascite, promuovere una cultura dell'infanzia attraverso un sistema articolato di servizi e opportunità per l'infanzia, e ridare centralità alla famiglia, insomma. Molto velocemente andiamo un po', come dire, a annunciare anche gli altri obiettivi della legge, che promuovere l'alto valore della maternità e della paternità, favorire e accompagnare lo sviluppo di solidarietà tra le generazioni, riconoscimento e valorizzazione sociale delle reti di famiglia e dell'associazionismo familiare, favorire la conciliazione famiglia-lavoro in ottica di welfare comunitario. Ecco, rispetto alle nuove coppie c'è bisogno di un'integrazione necessaria, assolutamente vitale, tra le politiche di sostegno alle nuove coppie, politiche del lavoro, nello specifico l'occupazione giovanile. Ecco, l'indice di disoccupazione, di mancato impiego giovanile e non accesso, come dire, a una dimensione di sicurezza, sicuramente va a incidere sull'idea di fare un figlio, insomma. Politiche e servizi per la prima infanzia, ecco, contribuiscono a creare un nuovo approccio culturale, un contesto socio-economico facilitante per sentirsi al sicuro e protetti e decidere di generare figli. Ecco, la logica che sottostà un po' alla legge, che un po' sta indicando, indicherà le politiche, insomma, della nostra direzione, ha a che fare con l'idea che due persone che si incontrano e che creano un legame di per sé generativo, perché questo legame generativo sul piano, o come dire, emotivo, sul piano relazionale, diventi generativo sul piano biologico, ha bisogno di un nido, di un contesto di sicurezza che ha a che fare non solo, come dire, che ha a che fare con un'idea di futuro diversa, che ha a che fare con l'idea, una certa stabilità e sicurezza nel lavoro, che ha a che fare con l'idea che questo figlio possa crescere in un ambiente, in un contesto sicuro, dove ci siano servizi, dove ci siano in qualche modo delle tutele. Quindi l'idea un po' che ci guida, che guida la legge e i nostri interventi, è che dietro la denatalità si nasconda un'idea del futuro, che è un'idea in qualche modo compromessa, un'idea di instabilità, un'idea dove far nascere un figlio in questi contesti può essere, come dire, non opportuno. Ecco, le azioni della legge ve le vado ad annunciare brevemente. Le alleanze per la famiglia, stiamo cercando di mettere insieme tutte
quelli che sono i vari nodi della rete, dai comuni, dagli enti locali, le associazioni, famiglie stesse, eccetera, eccetera. Perché? Perché pensiamo che si debbano creare delle alleanze, del plus valore che è determinato da relazioni generative. Ecco, noi pensiamo che fondamentalmente le alleanze e creare dei legami e aumentare, insomma, quello che viene definito dagli specialisti il welfare generativo, cioè aumentare la possibilità di rapporti, di connessioni tra i diversi nodi della rete, di fatto crea, come dire, plus valore. Sportello Famiglia, abbiamo cercato attraverso questa progettualità di creare un momento, uno spazio, un luogo dove la famiglia possa acquisire tutta una serie di informazioni che spesso, appunto per delle politiche anche frammentate, non continue, non tra di loro coese, come dire, la famiglia debba accedere a diversi servizi o a diversi luoghi dove acquisire queste informazioni. Ecco, questo è uno dei temi presenti all'interno della legge e su cui stiamo cercando, attraverso, insomma, anche delle persone che ci stanno aiutando, dei consulenti, e capire se riuscissimo, attraverso, come dire, degli indicatori che naturalmente devono far parte delle varie progettazioni fin dall'inizio, se riuscissimo a capire gli investimenti, come dire, le varie progettualità, che impatto hanno. Ecco, penso che questo sia il tema del futuro, cioè nel senso capire come a volte certe scelte possano avere un impatto in termini migliorativi sulla famiglia in genere. E poi stiamo lavorando sul fattore famiglia, come al di là dell'ISEE, insomma, come andare a vedere al di là di quelli che sono gli attuali strumenti in atto, come in qualche modo mettere in condizione la famiglia di accedere a servizi, aiuti e risorse. Ecco, la legge, nella legge è prevista la cabina di regia per la famiglia, cabina di regia dove sono presenti i diversi nodi della rete, sono presenti i diversi direttori dei servizi sociosanitari delle aziende appunto sanitarie, sono presenti le associazioni, sono presenti diversi nodi della rete stessa, appunto per programmare insieme, per creare insieme, come dire, tutta una serie di investimenti e di progettualità che partano davvero dall'informazione, partono da una base conoscitiva che i vari portatori di interesse fanno presente all'interno di questa cabina. All'interno di questa cabina è con la regione stessa. Ecco, un altro tema di cui si occupa la legge, insomma, che è stato previsto, è il protocollo della bigenitorialità. Cioè, nel senso, è un tema molto caldo. Sapete, come dire, che nelle situazioni di separazione, soprattutto, spesso il mancato accesso a uno dei due genitori è abbastanza frequente, insomma, quindi l'idea che a prescindere da situazioni o da eventi critici la genitorialità sia il più coordinata possibile per garantire un progetto educativo coeso ai figli stessi, insomma. Poi abbiamo aderito con un progetto del Trentino alla Family Audit che ci consente, come dire, adesso lo andremo un po' a specificare un attimo. Ecco, la conciliazione, il welfare comunitario, la solidarietà familiare, alleanze territoriali per la famiglia, come dire, sono un po' i temi della legge stessa, reti territoriali costituite dalle forze sociali, economiche e culturali, che in accordo con le istituzioni promuovono iniziative attente ai bisogni della famiglia. Incentivano e promuovono un welfare aziendale comunitario, sviluppano collaborazione pubblico-privato per promuovere realizzazione politiche di conciliazione, attivazione di percorsi di sperimentazione di modelli gestionali organizzativi
che ha a che fare anche con i sistemi tariffari, con le politiche del prezzo, con gli aiuti rispetto alle famiglie. Organizzazione dei servizi territoriali pubblici e privati con standard a misura della famiglia. Altre cose che sono previste. Ecco, la certificazione del Family Audit, sicuramente lo conoscerete, insomma, è la certificazione della qualità delle organizzazioni pubbliche e private attraverso dei momenti in cui si aiutano le organizzazioni a guardarsi un po', insomma, a raccontarsi un po' e capire se sono aziende, organizzazioni, amiche della famiglia, insomma, se nelle scelte organizzative, nelle scelte, nelle politiche anche relazionali, organizzative, come tengono a tema quelli che sono i bisogni della famiglia stessa. Abbiamo visto che questi percorsi aiutano molto le aziende, per esempio, a interrogarsi, a mettere a tema degli argomenti che hanno a che fare, che hanno molto a che fare, per esempio, con gli orari, no? Che hanno molto a che fare con l'organizzazione. Poi con l'avvento dello smart working, che è diventato, come dire, una necessità obbligata con il Covid, pensiamo che certi tipi di facilitazione, soprattutto per quel che riguarda tutto il sistema pubblico, potrebbe, al di là di come proseguirà il Covid, potrebbe davvero essere implementato, o alcuni spazi di lavoro potrebbero, a casa potrebbero essere sicuramente, potrebbero rimanere. Ecco, come dicevo prima, la cabina di regia e i programmi triennali di interventi. Nella cabina di regia, lo dicevo prima brevemente, ma qua più precisamente abbiamo le aziende sanitarie, gli enti locali, l'associazionismo familiare. Cerchiamo di avere un confronto ampio e condiviso su interventi, progetti, servizi, nuovi bisogni, insomma, anche perché Covid-19 ci ha dimostrato come siano cambiate anche le esigenze di servizio, le esigenze, come dire, le cose di cui hanno bisogno le famiglie. L'approvazione del programma triennale degli interventi nel contesto regionale e che va sempre monitorato e valutato all'interno di questa cabina di regia. Ecco, per quanto riguarda la valutazione di impatto familiare, come dire, noi abbiamo provato con l'assegno prenatale, il programma di intervento a favore delle famiglie fragili, lo sportello famiglia, le alleanze familiari, e stiamo cercando di monitorare, come dire, quanto tutte queste iniziative, quanto tutti questi dispositivi possono aver, come dire, che tipo di impatto hanno avuto nelle, come dire, all'interno delle famiglie venete o per le famiglie venete. Ecco, la ricerca, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto familiare, appunto, come dicevo, relativamente alle famiglie. Orientamento delle strategie di sostegno della famiglia, l'equità sociale, la sussidiarietà e sempre l'adeguatezza. Ecco, questi sono i temi, come dire, che pensavamo utili, insomma, per partecipare alla discussione, all'incontro importante di oggi, era di portare un po' quelle che sono state, quali sono gli indirizzi di questa legge regionale del Veneto. In parte, come dire, che poi diventa per l'unità operativa, famiglia, minori, insomma, diventa il punto di riferimento. Stiamo cercando adesso di vedere come ulteriore applicazione di questa legge regionale possa essere implementata anche con tutta una serie di fondi, di progettualità di tipo europeo, insomma, come alcuni spazi di questa legge possano essere ulteriormente implementati, ulteriormente sviluppati. È un po' un lavoro che stiamo cercando di fare con la cabina di regia, che stiamo cercando di fare, come dire, con altri partner all'interno del territorio della Regione Veneto. Io chiudo qua, mi metto in attesa e scusate per i disguidi dell'inizio. Grazie. Bene, bene. Grazie per questo quadro concreto e questa panoramica sulle azioni della,
Regione Veneto e questa attenzione anche al monitoraggio, alla valutazione di impatto che è fondamentale, che è molto importante. E passerei subito chiedendo a tutti di stare però nei tempi, massimo 15 minuti per poter arrivare poi ad avere il tempo anche per le conclusioni e tirare le fila. Quindi prego tutti poi nei prossimi interventi di non superare i 15 minuti. Passiamo all'interessante esperienza della Regione Puglia. Abbiamo Giulia Sanolla, che è funzionario del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, a cui do la parola. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. E ringrazio il dottor professor Rosina e il Dipartimento. E io vorrei condividere con voi, entro nel merito, questa interessante esperienza che abbiamo fatto di partecipazione, di coprogettazione e di coprogrammazione, prima di tutto, del piano regionale delle politiche familiari. Il professor Rosina è stato con noi nel momento in cui è partito l'iter per la redazione del piano, che è stato un momento importante, quello della conferenza regionale, proprio dal titolo "Le politiche regionali a sostegno della famiglia e la sfida della natalità", una conferenza voluta fortemente anche dal forum delle associazioni familiari che si è tenuta nel novembre del 2018. E dicevo, quindi, il piano per le politiche familiari è frutto di un lungo percorso partecipativo, partito con la conferenza. Prima della conferenza c'è stata anche una fase in cui abbiamo raccolto diversi contributi rispetto alle aree tematiche che poi sono state affrontate, ma ha proseguito poi successivamente attraverso una consultazione anche online, agevolata da delle schede intervento, delle schede format con le quali abbiamo chiesto i contributi a chi? Ad associazioni, in modo particolare alla cittadinanza, agli stakeholder economico-sociali e territoriali, e subito dopo lo staff di lavoro ha, diciamo, esaminato tutte le proposte arrivate. E questo ha consentito poi nel febbraio del 2020 alla Giunta di adottare questo piano biennale, strutturato essenzialmente in questo modo. Insomma, mi fa piacere dirlo perché in qualche modo rispetto a quello che diceva la consigliera Antonini è un po' l'iter che il Dipartimento sta immaginando di fare per arrivare, no, all'Assemblea nazionale. L'abbiamo strutturato così: per ogni area tematica, l'analisi del contesto e i bisogni emergenti, quello che è venuto fuori, quindi l'esito del percorso partecipato, andando a sintetizzare le maggiori criticità, i principali bisogni, le criticità rilevate, ma anche le proposte, e poi le priorità di intervento con le schede progettuali. Quindi io partirei dall'inizio dicendo appunto che il piano si articola e tutto il lavoro di preparazione si è articolato su queste macro aree di intervento, cioè lavoro e natalità, le famiglie come risorse socioeducative, l'area delle politiche fiscali ed economiche a sostegno della famiglia e poi l'area della famiglia, dei servizi di cura. 16 linee di intervento, un piano complessivo di biennale da più di 170 milioni di euro che tiene conto degli impegni assunti per interventi ordinari in materia, ma anche di previsione di allocazione di risorse per interventi nuovi, così come emersi appunto dalla concertazione. Sebbene quindi, diciamo, nelle diverse aree di intervento ci siano interventi connotati da, insomma, peculiari obiettivi, diciamo che la strategia complessiva mira contemporaneamente, da un lato, a sostenere la genitorialità
sia in condizioni di rischio che di normalità, anche al fine di ridurre la povertà, il rischio di povertà educativa. Sostenere la natalità grazie all'introduzione di misure che facilitano la gestione della vita familiare, soprattutto nelle famiglie bireddito, quindi quelle in cui i genitori sono impegnati a tempo pieno con il lavoro extra domestico retribuito, favorire la conciliazione vita-lavoro attraverso misure che riducano il carico di lavoro e promuovano la corresponsabilità genitoriale, perché, lo diceva il professor Rosina prima, qui c'è davvero bisogno di un grande cambiamento culturale anche rispetto al lavoro di cura, e supportare lo sviluppo di buone relazioni familiari per garantire soprattutto la tutela dei minori che vivono nei nuclei caratterizzati da fragilità, anche grazie alla creazione di un sottosistema locale di prevenzione delle vulnerabilità familiari. Quindi, diciamo, come vi dicevo, per ogni area, il primo è lavoro e natalità, che diciamo intende favorire l'occupazione giovanile e femminile, la qualità del lavoro, ma anche la condivisione del lavoro di cura tra i generi, qui dando continuità a interventi già in essere in Puglia come i buoni servizi minori, ma promuovendone anche di nuovi. E gli interventi principali sono sostanzialmente 5. Quello appunto dei voucher, del buono servizio minori, questo è un intervento che in Regione Puglia si fa dal 2013, attraverso cui si viene come dire, abbattuto il costo della retta sostenuta dalle famiglie per la frequenza delle strutture dei servizi accreditati e iscritti nel catalogo online dei servizi minori. Ecco, noi abbiamo 500 strutture iscritte al catalogo, che ovviamente vengono valutate, iscritte dopo accurata valutazione, proprio per garantire quello che si diceva prima, insomma, per garantire servizi di qualità, e il 70% di queste strutture fanno riferimento alla fascia tra i 36 mesi. Quindi l'abbattimento della retta ovviamente è proporzionato al reddito ISEE, e questo è un intervento a cui la Regione Puglia annualmente dà continuità. Poi ci sono le misure di promozione del welfare aziendale, di innovazione organizzativa family friendly, anche questo è un intervento nuovo, ma che è già partito attraverso un avviso pubblico che ha visto la partecipazione di circa 600 piccole e medie imprese, ne sono state valutate al momento quasi 500. L'intervento promuove appunto l'adozione di modelli organizzativi flessibili e family friendly attraverso attività di animazione, sensibilizzazione rivolte alle imprese, ma anche erogazione di contributi alle imprese per sostenere la progettazione e l'implementazione di misure di innovazione organizzativa, welfare aziendale, flessibilità oraria a beneficio dei propri dipendenti. Anche questo intervento 3, questo fondo pubblico privato per il sostegno ai genitori per la conciliazione vita-lavoro, è un intervento che facciamo dal 2011 e prevede appunto questo fondo pubblico privato gestito da soggetti intermediari, quali enti bilaterali e ordini professionali, che nel 2020 ha visto anche l'erogazione di interventi e di bonus diciamo a sostegno delle difficoltà legate al Covid, ma con insomma tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 ci sono progetti che mirano appunto al sostegno della genitorialità e anche a sostegno insomma al reddito nel caso di part-time, insomma di lavori di occupazione che necessita sostegno al reddito. Ogni area ha anche degli interventi proposti dal Forum delle Famiglie. In questo caso, questi due interventi molto interessanti sono stati proposti dal forum. Uno attiene proprio alla richiesta di un'adozione di una norma regionale che riconosca pari dignità alla formazione professionale nell'assolvimento dell'obbligo scolastico, riformando appunto le modalità di gestione attribuendo un diverso valore ai titoli, e l'altro è quello di questa Accademia del Lavoro che guarda soprattutto all'occupazione giovanile
In queste qualche giorno fa proprio si è tenuta la sottoscrizione del protocollo con la città metropolitana di Bari, con la quale si in via sperimentale si avvia questo intervento. È una modalità formativa destinata a giovanissimi ancora in età di obbligo formativo, che privilegia la scuola del fare attraverso lo sviluppo delle competenze e le abilità pratiche e promuove l'effettivo matching tra formazione e lavoro. La seconda area, vado il più veloce possibile perché mi rendo conto che potrei prendere parecchio tempo. La seconda area è quella che ha ricevuto anche più contributi durante la fase di concertazione e di partecipazione, è quella dedicata alle famiglie come risorse socioeducative, quindi con la finalità di supportare i genitori in modo da accompagnare appunto la genitorialità matura, consapevole e responsabile, e che garantisca una crescita equilibrata dei minori, che eviti la povertà educativa e i rischi di violenza intrafamiliare. Alcune azioni del piano sono pensate per valorizzare il protagonismo delle famiglie, per rafforzare il sistema di relazioni tra pubblico e privato. Gli interventi previsti sono 7. C'è il potenziamento e la qualificazione degli attuali centri di ascolto per le famiglie verso un modello di centri servizi per le famiglie, aperto ovviamente a tutte le famiglie, non solo alle famiglie cosiddette vulnerabili, la promozione dei percorsi di accoglienza familiare, di autonomia dei neomaggiorenni, e qui abbiamo previsto anche un potenziamento regionale degli interventi in favore dei caregivers. Gli interventi 3 e 4 stanno soprattutto sul monitoraggio anche qualitativo dei servizi per le famiglie e di formazione di tutto il personale che lavora non solo per i centri famiglie ma anche per servizi rivolti ai minori. E l'intervento numero 4 tende a favorire il protagonismo delle famiglie e a costruire alleanze tra servizi pubblici e soggetti del terzo settore. Per realizzare questi due interventi, anche qui abbiamo fatto, diciamo, un'azione abbastanza nuova per il nostro servizio, abbastanza innovativa. Abbiamo fatto un invito a coprogettare, ci siamo rivolti a soggetti qualificati del terzo settore, soggetti che avevano esperienza di più di 10 anni nella gestione dei centri famiglie o che avevano comunque realizzato progetti innovativi rispetto alle forme di accoglienza familiare o avevano in collaborazione con gli enti pubblici realizzato e attuato progetti PIPPI. Quindi diciamo siamo in piena fase ora di progettazione esecutiva come tavolo di coprogettazione, che ovviamente vedrà anche la partecipazione di altri soggetti nel momento in cui si entrerà nel merito delle azioni da attuare. Abbiamo anche pensato in maniera, diciamo, sperimentale, perché voi sapete, insomma, del piano regionale, il piano per la violenza è un altro, è un piano specifico che la Regione Puglia attua, però ecco, in questo caso abbiamo pensato a percorsi di prevenzione per neocoppie e neogenitori per promuovere la cultura del rispetto e della non violenza e soprattutto per prevenire situazioni di maltrattamento e violenza durante la prima gravidanza. Quindi diciamo un intervento sperimentale che tiene insieme centri antiviolenza, servizi di accompagnamento al parto, ma anche servizi sociosanitari per rilevare, per prevenire in primis attraverso interventi appunto di promozione, di sensibilizzazione presso con le neocoppie, ma di prevenire anche eventuali situazioni di maltrattamento che possono avere ripercussioni anche sui nascituri. E anche qui l'intervento 6 e 7 sono interventi proposti dal forum delle associazioni familiari. C'è questo intervento che chiede, insomma, nell'ottica di applicare integralmente la legge 194, l'attuazione di misure a sostegno della donna incinta in difficoltà e magari desiderosa di portare a termine la gravidanza. Anche qui lo stiamo facendo in maniera
sperimentale, abbiamo coinvolto i comuni capoluogo di provincia e vorremmo provare, stiamo definendo con loro insomma le modalità di attuazione e soprattutto quali sono gli altri servizi, gli altri soggetti che possiamo coinvolgere per rilevare insomma in maniera efficace le necessità di queste donne. E poi l'altro intervento proposto dal forum è questo centro per l'infanzia e la genitorialità, che potrebbe sicuramente affiancare o essere integrato all'interno dei centri servizi per le famiglie, appunto basato su una metodologia che favorisce la sussidiarietà e la cittadinanza attiva da parte di gruppi di famiglie in grado appunto di gestire o cogestire servizi educativi per l'infanzia attraverso il mutuo aiuto. E poi abbiamo le politiche fiscali ed economiche a sostegno della famiglia, per stare a quella che ha ricevuto meno contributi rispetto alle altre aree, insomma è un po' anche ecco, di difficile come tema da affrontare. Qui ci sono due interventi specifici. Uno è sta diciamo più sul tema della fiscalità e tende a dare continuità attuativa ad una legge che ha già previsto l'applicazione di misure fiscali ad hoc per le famiglie nell'ambito della addizionale regionale IRPEF, e l'altro intervento proposto dal forum è quello in favore delle famiglie numerose con almeno 4 figli a carico fino ai 26 anni, che prevede l'abbattimento dei costi di tributi locali e di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 4. Questo è un intervento che non è ancora partito e definiremo, perché abbiamo necessità di definire anche con gli ambiti territoriali le modalità per la sua attuazione. L'area 4 è quella dedicata ai servizi di cura. E gli interventi previsti, quelli principali, sono quelli che fanno riferimento al PROVI, che è una misura regionale che diciamo attiva da 10 anni, che promuove progetti di vita indipendente per quanto riguarda appunto le persone con disabilità. E l'altro, anche questo insomma è un intervento ormai consolidato, dei buoni servizi per l'accesso ai servizi domiciliari, al ciclo diurno per le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti. Anche qui è prevista la copertura della percentuale della retta di frequenza, quella sociale, delle strutture a ciclo diurno e dei servizi domiciliari. Questa percentuale può andare da un minimo del 20% sino a un massimo del 100% in base al valore ISEE di riferimento, al netto di una franchigia di soli 50 euro mensili per l'accesso ai servizi a ciclo diurno a carico dei nuclei familiari. Abbiamo l'intervento su assegni di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi, anche questo è un intervento che da anni mette in campo la Regione Puglia, si configura come un trasferimento economico condizionato all'attivazione di prestazioni specifiche che possono essere erogate da unità di offerta formali esterne al nucleo familiare, assistente familiare o badante, OSS, altro operatore professionale, ovvero da componenti del nucleo familiare come il caregiver. Anche qui l'intervento proposto dal forum delle famiglie è quello di attuare, realizzare servizi di informative di counseling a supporto dei caregiver familiari con un'azione appunto pilota orientata a sviluppare quei servizi che mancano, in primis quello di informazione alle famiglie e di counseling. La cosa interessante anche qui è che nelle azioni trasversali che prevedono anche insomma ovviamente il monitoraggio e la valutazione delle azioni del piano un po' come diceva il collega del Veneto, insomma andando a prevedere indicatori specifici e soprattutto individuando il soggetto poi tenuto alla raccolta e all'elaborazione dei dati, in quest'area, in queste azioni, dicevo, nell'ambito di queste azioni è partito con un protocollo, a seguito di un protocollo già sottoscritto con il forum delle associazioni familiari, questo sportello online, questo portale dei servizi alla famiglia che è gestito dal forum,
insomma, attraverso il quale si intende dare informazione alle famiglie rispetto appunto non soltanto agli interventi attuati dalla Regione Puglia in favore delle famiglie stesse, ma anche ciò che avviene, informare su ciò che avviene a livello locale, su quelli che sono i servizi messi a disposizione o raccogliere magari osservazioni, richieste, eccetera. Ecco, queste sono le azioni del piano che sono praticamente tutte in essere. Ecco, ci tenevo a darne conto perché anche per come è strutturato, diciamo, dà delle indicazioni operative molto stringenti, oltretutto con una allocazione anche di risorse, diciamo, puntuale. Siamo in piena fase di attuazione perché il piano è 2020-2022, quindi insomma immaginiamo che la sua attuazione possa andare entro a fine dicembre 2022 e anche oltre. Questo si tiene insieme però, e un po' viene fuori anche dal documento che voi, molto interessante, che il gruppo di lavoro ci ha mandato, questo si tiene insieme con la necessità sicuramente di ridurre le disuguaglianze tra i generi, di favorire nella maniera più assoluta l'occupazione femminile. A marzo di quest'anno, l'8 marzo, ha preso avvio in Puglia anche il percorso partecipato e concertato dell'agenda di genere della Regione Puglia, che ha visto davvero un enorme numero di incontri fatti con le associazioni, la cittadinanza, gli stakeholder, ma che ha visto anche la partecipazione di diversi assessorati, perché ovviamente il tema è trasversale, perché un'agenda di genere della Regione Puglia, perché sicuramente, così come è stato detto, le disuguaglianze di genere aggravano e acuiscono le disuguaglianze tra nord e sud, e ridurre i divari di genere nel lavoro e nella partecipazione alla vita economica, politica e sociale è uno dei fattori essenziali di sviluppo della Regione Puglia, così come di tutto il Mezzogiorno, e soprattutto perché gli effetti della pandemia hanno sicuramente accentuato le disuguaglianze di genere persistenti, colpendo soprattutto le donne con occupazioni precarie, temporanee, le lavoratrici autonome, generando nuove forme di discriminazione, in particolare riguardo alla cura. Con riferimento all'agenda di genere, questi sono gli obiettivi. Siamo ben oltre i tempi. Ho chiuso. Perfetto. Gli obiettivi regionali sono questi che vedete, cioè migliorare le condizioni di vita delle donne, promuovere la partecipazione, l'empowerment femminile, soprattutto nei settori strategici di istruzione, formazione e lavoro. In generale, appunto, migliorare le condizioni del lavoro delle donne e prevenire e contrastare la violenza maschile sulle donne, così come le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e al genere, che insomma questi sono gli assi intorno ai quali stiamo raccogliendo le osservazioni e le proposte, che poi confluiranno in un documento che speriamo possa essere esattamente come il piano regionale, cioè prevedere proprio degli interventi ad hoc precisi con l'allocazione di risorse, perché insomma solo così possiamo effettivamente avere quello sguardo di cui parlava il professor Rosina, che è uno sguardo un po' complessivo, una visione strategica, no? E che mette insieme un mix di interventi che possano far riferimento a coperture finanziarie certe. Grazie per l'attenzione, scusate se mi sono dilungata. No, grazie per averci raccontato e ben rappresentato l'esperienza della Regione Puglia, e ribadisco l'importanza e i complimenti anche per il metodo seguito e tutto il percorso che poi ha portato al piano regionale, che è sicuramente un punto di riferimento a cui trarre ispirazione anche per altre regioni e anche a livello nazionale. E passiamo ora a Fabio Porcelli, responsabile UIL, Servizio Politiche Fiscali, Previdenziali, del Sociale, di Cittadinanza, del Welfare e Terzo Settore, che ci racconterà o ci, insomma, che affronterà quantomeno un tema importante, rilevante e spinoso, che è quello legato ai temi del sistema previdenziale. Prego. Buongiorno a tutti, cercherò di stare nei tempi, anche se la previdenza è un tema un po' complesso, quindi intanto avvio la presentazione.
Ok, dovremmo esserci. Spero questa volta di aver presentato in modo corretto. Sì, sì, si vede, prego, prego. Perfetto, allora focalizzerò il mio intervento, anche dicevo per necessità di brevità, solo su un focus previdenziale, ovvero sulla necessità di un cambio di approccio quando si parla di pensioni, quando si parla di previdenza. Anche nel vostro report viene dettagliato in un'appendice quelli che sono le proiezioni sui costi previdenziali, l'impatto previdenziale, si giunge a delle conclusioni anche condivisibili, ma che comunque si focalizzano sul lato più della sostenibilità del bilancio previdenziale piuttosto che su altri aspetti. In questo, diciamo, in questa realtà, in questo contesto nel quale siamo, ma è ormai una cosa che si trascina dagli anni 90, il binomio pensioni-spesa è un binomio ormai indissolubile. E la misura che viene più spesso utilizzata quando si parla di sistemi previdenziali è il rapporto pensioni-PIL, spesa previdenziale-PIL. Quello che invece io reputo sia necessario per valutare correttamente le pensioni e per mettere in campo azioni che siano veramente rispondenti alle necessità degli italiani e delle famiglie italiane, è quello appunto di un cambio di approccio, di procedere e di cambiare la nostra visione sulle pensioni, dandogli una prospettiva multidimensionale. Allora, in primo luogo, ho cercato di realizzare le slide molto semplici, volevo mostrare innanzitutto quello che è un approccio leggermente diverso già sulla spesa pensionistica pro capite, perché parlare di pensioni PIL è sì utile in un'ottica di sostenibilità di lungo termine e quant'altro, ma non rende chiaramente qual è il peso delle pensioni in un paese. L'Italia è il secondo paese per rapporto pensioni PIL in Europa, siamo secondi solamente alla Grecia e di un punto decimale. Ma se noi cambiamo la prospettiva e valutiamo che in Italia oltre il 22% della popolazione ha un'età di più di 65 anni, vediamo come cambia questa proporzione. Così paesi che sembrano più virtuosi sulla carta, come Lussemburgo, diventano quelli che in realtà spendono di più. Più di 5.000 euro per ogni persona nella spesa pro capite sulle pensioni, mentre l'Italia scende al di sotto di Francia, Danimarca, Norvegia e di tutti quegli altri paesi che in una prospettiva PIL, spesa pensionistica, ci sembrano più virtuosi. Ovviamente anche questa è una visione parziale, ma già dà un'idea di come guardare alle pensioni solo in un'ottica spesa PIL sia una visione miope del rapporto che in realtà le pensioni hanno con la società, perché parto dal presupposto che le pensioni sono un investimento sociale, non sono una spesa. Andando avanti su questo ragionamento, quello che vorrei mostrarvi è anche la sostenibilità e l'adeguatezza delle pensioni. Quindi ho cercato, scusatemi se vado veloce, ma è sempre per cercare di accorciare i tempi, ho cercato di mostrarvi qui, riassumendo, qual è la posizione dell'Italia, in questo caso siamo in ordine alfabetico, nel rapporto di tasso di sostituzione, ovvero questa è un'altra misura che a livello europeo viene presa per indicare l'adeguatezza dei tassi di sostituzione. Ho voluto in particolare evidenziare come il tasso di sostituzione sia in Italia più basso per le donne di 14 punti percentuali. Questo non è poco, è un dato veramente significativo che sta a dimostrare qual è la frammentarietà delle carriere lavorative delle lavoratrici e di qual è il carico che durante la carriera lavorativa le donne devono sopportare e poi viene scontato a livello previdenziale. Questo è molto importante in un'ottica anche di costruzione familiare, perché questo gap riferito al 2018 purtroppo è un trend che non è in diminuzione nei prossimi anni, anzi è un trend che purtroppo a causa della frammentarietà delle carriere lavorative, soprattutto di chi è nato negli anni 80, rischia di essere ancora di più aggravato. Nonostante ciò, vorrei mostrarvi questo dato, che nonostante i nostri tassi di sostituzione, che sono leggermente sopra la media europea, ho voluto mostrare un dato che secondo me è molto rilevante, perché i tassi di sostituzione, così come PIL, spesa pensionistica, sono dati che non possono essere presi da soli,
ho preso sempre dai dati Eurostat una tabella molto esplicativa. Le persone a rischio povertà ed esclusione sociale per gli over 65. Qui il dato è ancora più emblematico. Il 22% delle donne è a rischio povertà. Il 17% degli uomini è a rischio povertà, nonostante nella tabella precedente abbiamo visto che i nostri tassi di sostituzione siano in realtà positivi rispetto alla media europea. Questo perché? Perché anche il tasso di sostituzione mostra semplicemente un rapporto tra ultimo stipendio e prima pensione. Non mostra una reale adeguatezza del reddito previdenziale, non mostra una reale adeguatezza dei supporti e del trasferimento sociale alle persone che hanno più di 65 anni. Quindi noi abbiamo un dato che è molto emblematico. Più di un quinto delle donne è a rischio esclusione sociale raggiunti i più di 65 anni. Questo perché è importante? Perché spesso si sente dire, quando si parla di pensioni, che sono un beneficio troppo alto, che bisogna tagliare le pensioni. Dal 2011 ad oggi, ricordo che è stata bloccata la rivalutazione delle pensioni in essere. Che significa? Che l'inflazione si muove, le pensioni restano ferme. Quindi questo rischio esclusione sociale rischia di acuirsi solamente, rischia di aumentare maggiormente. Ora, sempre in un'ottica demografica e con le dovute precauzioni espresse brillantemente dal professor Rosina, che sulle proiezioni, diciamo, di questo arco in particolare, io ho preso i dati dal 1990, sono proiezioni che devono essere calcolate con tutte le cautele del caso, volevo mostrare appunto il tasso di sostituzione prospettico per le nuove generazioni qual è. Allora, se noi immaginiamo che un nato nel 1990 va in pensione non prima dei 70 anni, secondo le stime RGS, con 40 anni di contributi continuativi, quindi una carriera lineare che cresce, il tasso di sostituzione sarà l'80%, equiparabile a quello dei nostri genitori, equiparabile a quello delle pensioni in essere adesso, ma solo se la crescita sarà costante, quindi circa un 1,5% del reddito in aumento ogni anno, 40 anni di carriera continua e 70 anni di età, si raggiungerà questa cifra. Già se cambiamo leggermente le variabili e cominciamo a guardare una pensione anticipata, quindi con solo 3 anni in meno di contributi, questo tasso di sostituzione cala al 69%. Quindi significa che la differenza tra ultimo stipendio e prima pensione è nettamente inferiore rispetto a quella che in realtà hanno beneficiato le precedenti generazioni. Ovviamente queste sono proiezioni e vanno prese con le dovute cautele, ma rendono l'idea di quanto si vada incontro a una riduzione del reddito disponibile delle persone nella fase finale della loro vita. Quindi per tutti i pensionati, soprattutto diciamo quelli nati dagli anni 80 in poi, ci sarà una riduzione netta del reddito disponibile, con tutto ciò, con tutto quello che ne consegue. Quindi una scarsa autonomia, una poca propensione o facilità nello gestire le crisi sanitarie, abitative o quant'altro, e quindi la necessità di prevedere già adesso interventi che possano andare incontro ai giovani. Un'obiezione, sempre qui, che spesso ci viene fatta è che per consentire ai giovani di avere future carriere migliori è necessario incrementare i contributi che versano adesso. Siamo in un sistema contributivo, versassero più contributi avranno pensioni più alte. Qui ho messo riassunti una tabella in una classifica, partendo da dati Missoc prettamente o ed Ocse, quanto pagano di contributi gli italiani e quanto si paga in Europa. I lavoratori dipendenti in Italia già versano l'aliquota contributiva più alta, il 33%, al quale dobbiamo aggiungere, per chi è iscritto alla previdenza complementare, un altro 11%. Quindi significa che noi annualmente versiamo il 44% del nostro, diciamo, della nostra retribuzione per le future pensioni, con una prospettiva, diciamo, di rendimento di questi tassi e di questi versamenti comunque non paragonabile a quella che è stata finora il versamento. Scusi un secondo, chiedo scusa. Quindi non paragonabile a quello che in realtà è stato il rendimento delle pensioni dei nostri genitori o comunque della generazione che ci ha preceduto. Allora, scusatemi ancora per la brevità e per la celerità, magari ho peccato un pochettino di semplificazioni,
Ma quello che volevo dire è che in un'ottica anche generazionale, in un'ottica demografica, è importantissimo che ci dotiamo di una nuova prospettiva tridimensionale sulle pensioni. Perché parlare di pensioni e valutarle solo sul costo PIL, solo sulla sostenibilità, è purtroppo limitante. Un esempio molto semplice: vado ad acquistare una macchina, gli chiedo qual è la capienza del bagagliaio e loro mi rispondono un metro. Sì, utile sapere la larghezza, utile sapere un metro, ma le altre misure? Oltretutto, se mi permettete un'ulteriore battuta, magari mi rispondono in pollici, mi dicono è 33 pollici, perché come vi dicevo il costo PIL, il pensioni PIL, non è una misura universale, non è una misura che funziona per ogni Stato. Quindi è necessario valutare le pensioni sotto una nuova prospettiva. È necessario sapere la copertura. Chi è coperto dal sistema di primo pilastro? In che modo? Il secondo pilastro, in che modo agisce e in che modo copre? Tutti i nuovi lavori, i lavori atipici, i lavoratori di piattaforma, tutte le nuove categorie, come vengono tutelate? Sono adeguatamente tutelate? Il lavoro autonomo, che è sempre una fetta maggiore del nostro mercato del lavoro, è tutelato in modo adeguato? In più, l'adeguatezza delle prestazioni. Le pensioni che offriamo, le pensioni che daranno, che saranno, diciamo, godute dai futuri pensionati, sono adeguate a garantirgli uno stile di vita, un tenore di vita dignitoso e adeguato a far fronte a tutte le problematiche che comunque l'età anziana comporta? Quindi un cambio di prospettiva, e questo penso sia fondamentale in un'ottica demografica, ma anche in un'ottica sociale, in particolare della famiglia, perché è un dato di fatto che nel periodo della crisi recente i pensionati siano stati una sorta di ancora per molte famiglie, perché con le loro pensioni hanno dato un supporto. È vero anche che i genitori, i nonni, sono un importante specchio del welfare familiare, dando supporto alle famiglie, dando supporto ai giovani, soprattutto nei primi anni, diciamo, di gestione. Non possiamo considerarci un paese che funziona basato solo sul welfare dei nonni, cioè questo veramente, no, posso essere molto d'accordo su molte cose dette, ma sto dicendo, mi sembra veramente... Non stavo limitando l'intervento, stavo dicendo che comunque noi partiamo da, diciamo, un gap culturale. Le politiche familiari, non abbiamo le politiche per le nuove generazioni, però se salvaguardiamo il welfare che possono dare i nonni, siamo bene anche per il futuro? Assolutamente. Quello che stavo dicendo è che noi partiamo da un gap culturale, da un gap cognitivo, che purtroppo ci porta a pensare che le pensioni siano quell'ancora di sicurezza, quell'ancora di salvataggio, che purtroppo non sarà più così per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 96. E questo è un gap cognitivo, se mi permette proprio il termine, che è una fallacia che ci porta a percepire che sulle pensioni possiamo agire come spesso ci viene detto. Quindi possiamo alzare l'età pensionabile, e abbiamo già l'età pensionabile più alta d'Europa. Possiamo tagliare le pensioni, e come abbiamo visto il rischio povertà per i pensionati riguarda già un quinto della popolazione over 65. Possiamo alzare i contributi, ma abbiamo già il 44% del nostro reddito che viene indirizzato alla previdenza. Possiamo, diciamo, agire sulle modalità di calcolo del beneficio. Siamo l'unico paese in Europa e nel mondo che ha un doppio meccanismo di garanzia sull'aumento dell'aspettativa di vita, perché aumentiamo l'età pensionabile e diminuiamo il coefficiente di calcolo sul beneficio delle pensioni. Tutto questo per dire che sulla previdenza occorre mettere in campo lungimiranza e misure che non siano solamente economiche, misure di welfare, misure che guardino all'LTC, misure che guardino al complesso delle pensioni e della generazione over 65, anche in un'ottica di gestione familiare, perché se in passato, appunto per colpa di questo gap cognitivo, anche io magari guardo ai miei genitori come un ausilio per gestire la famiglia, magari ciò non sarà più possibile per i miei figli, che anzi dovranno sobbarcarsi il costo di una generazione sempre più povera, anche in età pensionabile. Grazie.
Grazie, no, molto interessante, con tanti stimoli su cui sarebbe interessante proprio confrontarsi. È vero che abbiamo bisogno di avere una visione sicuramente più ampia rispetto alla sola sostenibilità, ed è vero che è importante inglobare l'aspetto, la dimensione dell'equità anche generazionale. E quindi anche il richiamo al quadro, insomma, il punto toccato sul quadro prospettico rispetto alle nuove generazioni, penso sia stato importante averlo esplicitato. Quindi grazie. Passiamo adesso a Silvia Stefanovic, responsabile per le politiche per la disabilità e il work-life balance della CISL, che ci parlerà invece del tema soprattutto dei congedi. Grazie. Prego. Salutando, grazie per il coinvolgimento e per l'opportunità di intervenire in questa occasione. Vado subito con le slide. Non ancora. Vai Silvia, ti sappiamo tecnologicamente avanzata. Quindi... Le vedete, vero? No, non le vediamo. No. Benissimo, tecnologicamente avanzata non è vero, e quindi ci riprovo. Vediamo, no. Ovviamente funzionava in un secondo fa. Eccole qua. Sì? E ok. Adesso in presentazione. Giusto? Prego, vai. Eccoci. Sì, allora, grazie ancora per l'opportunità di poter intervenire, grazie anche per tutto il quadro di dati, non solo forniti dal report, ma presentati compiutamente questa mattina, che aiutano a inquadrare correttamente il tema. Nella riflessione sulla costruzione dell'equilibrio vita-lavoro, famiglia-lavoro, mi piaceva riprendere, mi sembrava interessante riprendere alcuni dati di contesto, puntualizzandone alcuni che ci aiutano a mettere a fuoco quali sono in particolar modo le problematiche relative alla creazione di un mercato del lavoro sempre più accogliente verso genitori, lavoratori, quindi madri e padri, lavoratrici e lavoratori. In un contesto quindi, che è già stato ricordato, di occupazione femminile in decrescita in questo momento, era in lenta costante crescita fino a qualche anno fa e oggi ha un evidente crollo, vediamo una forte criticità di occupazione per le lavoratrici madri. Anche qua alcuni dati sono già stati riportati, però volevo evidenziarli. Il tema dell'occupazione femminile nel nostro paese è un tema rilevante. Al suo interno il tema dell'occupazione delle madri, delle lavoratrici con figli, delle lavoratrici con figli rispetto ai lavoratori con figli, delle lavoratrici con uno, due, tre o più figli, è un grande tema, perché la presenza di figli per le donne abbiamo già visto essere un elemento particolarmente penalizzante sia per l'ingresso nel mercato del lavoro sia per il mantenimento alla nascita di uno, due, tre o ulteriori figli, perché una delle caratteristiche del nostro mercato del lavoro anche negli anni precedenti alla pandemia era proprio la fatica per le donne a rientrare o a mantenere il lavoro alla nascita anche di figli successivi al primo. E abbiamo visto in questi anni, ripeto, anche prima della pandemia, dati importanti dell'ispettorato del lavoro che ci mostravano come il numero delle dimissioni durante la gravidanza e nel primo anno di vita del figlio era molto importante, e abbiamo visto una presenza nel nostro paese, anche in comparazione con altri paesi europei, di disparità di genere, non solamente salariale, importante, collegata soprattutto a segregazione in entrata, sia orizzontale che verticale, a fenomeni già ricordati come il part-time involontario, alla presenza di carriere discontinue. In questo mercato del lavoro, che evidentemente già prima della pandemia faceva qualche fatica ad essere accogliente per i lavoratori e le lavoratrici con figli, con particolare riferimento alle madri, quindi le lavoratrici con figli, abbiamo anche una serie di altri fattori già ricordati che vanno a intervenire. La presenza di una disparità di tempo dedicata alle incombenze familiari importante, che grava principalmente sulle donne, anche se lì vedevamo
un trend positivo, quindi di maggiore condivisione, che appunto andrebbe sostenuto. Una presenza di servizi educativi già ampiamente analizzata che non ricordo, ma con carenze anche territoriali importanti, con qualche riflessione sulla qualità, in particolar modo in relazione, mi faccio riferimento soprattutto alla questione degli anticipi nel mezzogiorno, servizi a non autosufficienza, carenti soprattutto sulla domiciliarità, ma come sappiamo anche sulla residenzialità e su tutto il setting assistenziale, una povertà minorile importante che non può non farci mettere sotto attenzione anche la capacità del sistema dei congedi e permessi di fornire un reddito adeguato in caso di assenzione dal lavoro. Questo è un po' il quadro dentro cui ci muoviamo, ovviamente ipertratteggiato, ma appunto molto meglio di me è stato fatto all'inizio di questa mattina, che porta a dirci che il numero di medio di figli è molto basso, ma l'aspettativa, il numero di figli desiderato continua a mantenersi alto. E quello che siamo chiamati a fare, è già stato detto da Chiara Giaccardi e da Alessandro Rosini in apertura della mattina, mi inserisco pienamente nella riflessione, è quello di creare condizioni favorevoli perché le famiglie possano mettere in campo, attuare i propri desideri di generatività, con evidenti vantaggi positivi in chiave socio-economica per tutto il nostro paese. Se quindi questo è il contesto e questo è l'obiettivo dentro cui ci muoviamo, non sarà mai efficace intervenire esclusivamente in un unico settore. Quindi un equilibrio tra vita e lavoro, un equilibrio tra famiglie e lavoro sarà possibile solo se terremo, come già fortunatamente indicato dalle tante voci prima di me, un approccio strategicamente sinergico. Se quindi sul sostegno economico e sulla rete dei servizi già molto è stato fatto, il PNRR mette in campo, come è stato ricordato, importanti risorse sulla rete dei servizi educativi per la prima infanzia, sul sostegno economico c'è un forte investimento con l'assegno unico e una riflessione sul reddito di cittadinanza, sul mercato del lavoro è forse necessario ancora, e forse con l'Osservatorio Famiglia abbiamo l'occasione nel piano nazionale di sollevare maggiormente, evidenziare maggiormente la necessità di porre attenzione, è necessario riporre attenzione alla creazione, all'investimento in un sistema di LIV, di permessi e congedi adeguatamente remunerato, con un tempo adeguatamente fornito, che consenta di rendere questo mercato del lavoro più accogliente verso i genitori con figli e con carichi di cura verso non autosufficienti. I tre punti in cui, attraverso i quali, secondo la nostra proposta come CISM, fortemente condivisa anche con CGL e UIL, in qualche maniera una proposta con base unitaria, è quella di intervenire in tre ambiti: un investimento importante nel set di permessi e congedi parentali previsti per legge, un sostegno all'innovazione delle flessibilità orarie organizzative realizzate attraverso la contrattazione collettiva e il sostegno ad accordi territoriali. Le ultimi due punti li analizzerò insieme, mi concentro ora in questo momento sulla necessità di intervenire radicalmente sul set in campo di congedi e permessi. E lo faccio con un'ottica particolare. È evidente che quando parliamo di conciliazione vita-lavoro stiamo parlando anche della possibilità di aumentare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici che lo raggiungono, nonché di incrementare quindi la loro possibilità di adesione, valorizzazione all'interno dell'ambiente aziendale, quindi in qualche maniera anche contribuire a una maggiore partecipazione agli obiettivi di impresa. Però in questo momento mi interessa mettere particolarmente a fuoco il fatto che troppo poco ci ricordiamo che parlare di conciliazione vita-lavoro e parlare anche di congedi e permessi significa offrire a bambine e bambini un diritto a poter godere di tempo con i propri genitori. Questo è un elemento di qualità aggiuntiva che mi sento di stressare, di evidenziare con particolare forza in un contesto quale quello dell'Osservatorio Famiglia, così come lo facciamo nel contesto dell'Osservatorio Infanzia. Le traiettorie verso le quali dobbiamo tendere nel proporre quindi questi interventi, è chiaro che alcune proposte sappiamo essere già in campo attraverso non solo il PNRR come indirizzo, ma anche alcuni disegni di legge, emendamenti approvati. Sappiamo che ci sono delle discussioni in corso, ma è appunto importante tornare a focalizzare l'attenzione e trovare delle forme condivise di
di direzione. Cioè, uno degli agganci sicuramente da mantenere centrale è quello che vanno messi in campo tutti quei possibili meccanismi che favoriscono la condivisione tra genitori, che sappiamo appunto in Italia essere un tema particolarmente delicato e particolarmente carente. Su questo, ad esempio, la direttiva europea sul work-life balance ci invitava a una non trasferibilità di almeno 4 mesi, già un gioco facile per l'Italia, ma che potremmo mantenere anche in una riforma di prospettiva che poi provo a raccontare così come l'abbiamo immaginata. Una riflessione particolare l'ho fatta anche sull'indennità. Come sappiamo, noi abbiamo il congedo base per i genitori, che è il congedo parentale, che è indennizzato solamente il 30% del reddito, solamente per 6 mesi praticamente per ogni figlio, nel senso condivisi tra i genitori. Quello che è necessario mettere in campo è un'indennità decisamente più nutrita, che sia più alta anche di quanto abbiamo già sperimentato nei congedi Covid, che prevedevano il 50%, quindi un'indennità che almeno arrivi all'80%, possibilmente al 100%, anche immaginando che possa essere decrescente e di arrivare quindi al 30% attuale nel tempo, tutelando le famiglie più con ISEE più basso favorendo in questa maniera la fruizione da parte dei padri, perché su questo anche il recente rapporto dell'INPS sui congedi fruiti durante la pandemia ci mostra proprio come per le famiglie varie indagini ci mostrano come per i padri che i padri utilizzano il congedo in maniera più diffusa laddove c'è una copertura di indennizzo più alta, perché i padri hanno tendenzialmente i lavoratori maschi, ma anche i lavoratori con figli, quindi i lavoratori padri hanno tendenzialmente dei redditi più alti rispetto alle lavoratrici madri, e di conseguenza molto spesso all'interno della famiglia si sceglie anche di avere una decurtazione di reddito per il reddito più basso della famiglia, e quindi si sceglie per la madre. Incrementare l'indennità e consentire una copertura piena per i primi mesi sicuramente favorirebbe l'accesso da parte dei padri. Inoltre, evidentemente, contrasterebbe l'impoverimento, nonché il fenomeno della povertà minorile. Altro punto fondamentale è estendere la durata totale del congedo anche in relazione all'età del figlio. Su questo il tema per noi è che il congedo parentale deve essere sempre più l'elemento di congedo permesso portante della vita dei genitori che sono lavoratori o dei lavoratori che sono genitori, e fino a prevedere un periodo prolungato come 12 mesi per ogni genitore, che consentano alle famiglie, quindi alle madri e ai padri, di fruire del congedo, dei permessi durante la vita del figlio fino all'adolescenza, quindi fino almeno ai 16 anni di vita. Si propone il 14, noi arriviamo a dire il 16. Non è sotto gli occhi di tutti, dopo la pandemia, come gli stessi adolescenti della fascia giovanile della nostra popolazione abbia criticità importanti in questa fase, e un ruolo di accompagnamento dei genitori anche nella fase adolescenziale oggi più che mai è evidente sotto gli occhi di tutti. Quindi consentire alle famiglie di spalmare dalla prima infanzia fino ai 16 anni l'utilizzo di un congedo, e tra l'altro ancora una volta sappiamo che i padri sono più portati a utilizzare i congedi ad esempio nell'età adolescenziale dei figli, e anche questo culturalmente potrebbe incentivare una maggiore condivisione di presa di cura, quindi di astensione dal lavoro per la presa di cura dei figli da parte dei padri, e quindi una maggiore anche equità e pari opportunità anche nel mondo del lavoro. Ultimo punto, ultima traiettoria a tenere presente nel formulare proposte in relazione a un investimento importante nel tema dei congedi e dei permessi è quella di non consentire una scelta tra tempo e denaro, cioè la monetizzazione del congedo attraverso la realizzazione di bonus. Se abbiamo obiettivi diversi, come il sostegno all'acquisto privato di servizi di cura, il babysitting e la necessità di offrire spazi di tempo con i propri figli e i genitori, sarà necessario attivare strumenti diversi. Altrimenti avremo l'odiosa situazione in cui le famiglie con minori redditi saranno portate a doversi a scegliere una monetizzazione del congedo per poter avere un contributo economico
a sostegno della propria situazione. Andando proprio per titoli e elencare quindi quale potrebbe essere una proposta che potrebbe confluire all'interno del piano nazionale che contribuiamo, quindi su cui contribuiamo a riflettere attraverso questi webinar, è un'azione attenta, un'azione specifica a potenziare il congedo di paternità, che va esteso rapidamente e sostanzialmente, diciamo partendo almeno da 15 giorni e sicuramente con un'attenzione ai lavoratori autonomi all'interno del primo anno di vita del figlio, con attenzione al tema del preavviso e con attenzione alla possibilità che venga realmente fruito anche nelle pubbliche amministrazioni. E una riforma complessiva del congedo parentale, come dicevo, che diventi l'elemento portante per 12 mesi per entrambi i genitori, di cui 4 non trasferibili, con una copertura retributiva importante che vada a decremento nei mesi che scorrono. Con attenzione alle famiglie con ISEE più basso e con attenzione nella durata alle famiglie con la presenza di figli con disabilità. Un'attenzione particolare andrà dedicata al tema dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi iscritti alla gestione separata, con un'attenzione specifica alla loro contribuzione per poter accedere a pari diritti rispetto ai lavoratori dipendenti. Silvia, hai ancora 2 minuti. 2 minuti, ottimo. Vado allora rapidamente sulla seconda traiettoria, che è quello di creare un sistema di incentivi e sostegno alla contrattazione collettiva, laddove intervenga in maniera automatica e strutturale a sostegno di alcune norme di legge previste, laddove preveda forme di innovazione, e terzo punto invece sostenere la creazione di accordi e patti territoriali che, come abbiamo già visto raccontati dalle regioni Puglia e Veneto che sono intervenute, la dimensione territoriale resta molto importante nella creazione di un benessere e di un equilibrio di vita e di lavoro. Rispetto agli incentivi alla contrattazione che citavo, la proposta concreta che potrebbe andare a orientare la nostra proposta all'interno del piano nazionale potrebbe prevedere meccanismi anche automatici, il sostegno alla contrattazione collettiva che preveda meccanismi anche automatici di incremento e miglioramento di istituti di work-life balance attraverso appunto la contrattazione aziendale o territoriale. Ad esempio, una frizione oraria nel congedo parentale, oppure laddove la contrattazione preveda permessi aggiuntivi, una copertura retributiva aggiuntiva del congedo parentale, forme legate allo smart working o alla promozione di part time, tutto questo possa, oppure ancora un sostegno aggiuntivo alle forme di contrattazione laddove prevedono degli elementi di innovazione interessanti, ad esempio vincoli nell'utilizzo di alcuni strumenti contrattuali a un utilizzo paritario tra lavoratrici e lavoratori, o si rivolgano in particolar modo a figli con disabilità, oppure, altro tema fortemente caro al mondo sindacale, prevedono meccanismi solidali in cui aziende e lavoratori insieme, ad esempio come è avvenuto nella banca Ole Solidale, partecipano alla costruzione di un obiettivo comune legato proprio all'equilibrio vita-lavoro. Quando la contrattazione prevede meccanismi di questo tipo, merita degli incentivi particolari, perché fa fare un passo in avanti ai genitori e lavoratori al proprio interno. Uno spazio dedicato particolare dovrà essere riservato alla possibilità di innovare. Sappiamo che nel tempo la contrattazione ha consentito alle aziende di fare dei passi in avanti sull'innovazione per il work-life balance, e questo spazio di innovazione e di sperimentazione va mantenuto e va sostenuto, proprio perché ci serve un po' di fantasia, no? Per uscire da questo periodo di crisi e rilanciare e ricrescere. E il terzo punto è la necessità di rilanciare, ancora una volta lo conosciamo nel passato, ma è necessario tornare a metterci attenzione, delle linee guida per accordi o patti territoriali che creino un contesto favorevole dalle nostre città ai nostri territori per una migliore composizione dei tempi di vita, di famiglia e di lavoro. E chiuderei qui il mio intervento. Grazie ancora. Grazie, grazie Silvia per questo intervento molto concreto e propositivo. Passiamo a Giovanni Morfeo, Policy Advisor dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria. Prego. Eccomi, buongiorno, grazie per l'occasione di intervenire in un webinar molto molto interessante che finora ha fornito molte suggestioni di cui magari
che magari approfondiremo, avremo occasione di approfondire. Il tema della demografia è un tema che, a mio modo di vedere, è spesso in passato sotto traccia, a eccezione di occasioni come questa, non molto spesso si sente parlare di demografia nel dibattito pubblico. Ed è difficile, insomma, è pericoloso, perché la demografia in realtà rappresenta l'impalcatura sulla cui solidità si regge la società del futuro. Il mio intervento, insomma, richiama alcuni dati che sono stati già riepilogati dagli interventi che mi hanno preceduto, che però danno il senso della crisi in cui versiamo. La popolazione italiana nel 2020 è calata di quasi 400.000 individui, siamo al settimo anno ininterrotto di calo della popolazione, abbiamo perso 1 milione di residenti appunto in questi 7 anni. È una situazione già difficile che la pandemia ha aggravato, anche questo è stato già detto, perché c'è stato un aumento della mortalità che non era previsto, per circa 100.000 individui. E però bisogna rendersi conto che la pandemia è certamente un evento per certi versi imprevedibile, che però è intervenuto in una curva che, come abbiamo visto, è prevedibilissima, in un trend che è prevedibilissimo, ovvero quello, la situazione difficile della demografia che si trascina da anni per squilibri complessivi, soprattutto dal punto di vista del ricambio della popolazione. È uno dei dati che ha citato il professore all'inizio del webinar, appunto il numero medio di figli per donna che cala ormai da anni, è un numero di nascite che è inferiore del 30% rispetto a quello registrato nel 2008, anno di scoppio della crisi economico-finanziaria. È importante sottolineare, dal mio punto di vista, che l'invecchiamento della popolazione, che è il problema che stiamo affrontando, e il calo delle nascite sono due fenomeni che tendono a rafforzarsi a vicenda. Quindi la situazione è veramente, verrebbe da dire, esplosiva, nel senso che un calo delle nascite porta chiaramente a un maggior invecchiamento, a un più veloce invecchiamento della popolazione. Questo invecchiamento della popolazione, a sua volta, determina una riduzione, un ridimensionamento delle generazioni, soprattutto chiaramente la popolazione femminile in età feconda, e quindi questo a sua volta porta di nuovo a un calo delle nascite, e così via, un circolo vizioso. Per quanto riguarda invece il legame, perché diciamo la demografia, è importante parlare di demografia, il mio intervento ho voluto intitolarlo "Cos'altro c'è di più importante della demografia?" È importante perché tra la demografia e l'economia vi è un legame che in realtà non è così chiaro a una prima analisi. Esiste questa grandezza, che è il cosiddetto dividendo demografico, che comporta, che nasce dal fatto per cui la crescita della popolazione porta quasi meccanicamente ad una maggiore crescita economica. È chiaro che in Italia, un paese che ha una curva demografica del tipo che abbiamo visto, questo dividendo è negativo da ormai molti anni, e questa che potremmo chiamare recessione demografica è quindi una situazione con cui fare i conti, ed è anche molto più pericolosa di qualsiasi altra recessione economica, perché è una recessione che avviene appunto sotto traccia, quasi nascosta, quasi silenziosa rispetto a quella che vediamo diciamo dal punto di vista economico. La crisi demografica peraltro ha effetti molto più contingenti rispetto alla crescita economica di lungo periodo, e in particolare effetti sulla sostenibilità del welfare pubblico. In Italia l'invecchiamento della popolazione determina un aumento del cosiddetto indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra la popolazione anziana e la popolazione in età di lavoro, la popolazione attiva, è un indice che è già vicino al 35% nel nostro paese, uno degli indici più alti in Europa, e secondo la Ragioneria Generale dello Stato, a partire dal 2030 quest'indice conoscerà un aumento di una velocità mai registrata. È chiaro che quando si parla di sostenibilità del sistema di welfare, bisogna fare i conti con un sistema che è un tutt'uno, è composto da ingranaggi, quindi non si può valutare solo un pezzo del sistema di welfare tralasciando gli altri. E considerando la spesa sociale italiana,
questa è innegabilmente già sbilanciata verso la tutela degli anziani. E in questa situazione chiaramente la pressione demografica non fa altro che peggiorare la situazione, in quanto comporta tanto un aumento della spesa per servizi sanitari quanto un aumento della spesa pensionistica. Una spesa pensionistica che, ricordo, è una delle più alte in Europa, siamo vicini al 16% e aumenterà da qui al 2040. Una spesa per pensioni che chiaramente è valutata in rapporto al PIL e quindi risente anche della caduta del PIL del denominatore. Però non bisogna ricordare che anche il numeratore è abbastanza alto, considerando che le pensioni assorbono circa i 2/3 della spesa per protezione sociale nel nostro paese. Lo squilibrio demografico, tornando allo squilibrio demografico, chiaramente è necessario valutare quali possono essere gli interventi per quantomeno rallentare la discesa di questa curva e per provare a risolvere un problema che si è creato, diciamo, un problema che nasce da scelte sbagliate fatte in passato. Si è creato un vero e proprio solco nella curva demografica italiana che discende appunto da scelte sbagliate fatte in passato, e questo ci fa capire che le scelte che facciamo oggi potranno avere effetti solo da qui a molti anni a venire, nei prossimi decenni. Sono quindi scelte da fare adesso, perché è già troppo tardi. Provando, diciamo, a ragionare su quali potrebbero essere gli ambiti di intervento, ne potremmo individuare tre. Anche qui inevitabilmente ripeterò cose che sono state già raccontate, ma comunque un primo ambito di intervento è chiaramente la gestione dei flussi migratori, che sono una componente positiva nella demografia e che negli anni recenti ha contribuito positivamente, appunto, seppur non è riuscita a contrastare il calo demografico. Quella delle politiche migratorie chiaramente è un tema delicato su cui si scontrano visioni politiche molto diverse. Riteniamo comunque che una corretta gestione dei flussi migratori possa avvenire solamente se si guarda questo tema, se si affronta questo tema in maniera pragmatica, non ideologica e soprattutto a livello europeo. Chiaro che la gestione delle politiche migratorie può solo dare appunto un contributo, non può essere la soluzione del problema, ed è qui che intervengono invece gli altri due punti che volevo citare. Innanzitutto le politiche a favore dei giovani, politiche che devono intervenire in una situazione difficile, perché le prospettive future dei giovani italiani non sono così rose, sono, diciamo, recenti dati su i giovani non in istruzione né al lavoro, né occupati né in corsi di formazione in Europa. Abbiamo il record in Europa, sono 2,1 milioni, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile altissimo, quasi il 30%, circa il 30% è anche più alto al sud, abbiamo pochi laureati, pochi diplomati, tanto nelle materie STEM quanto nei percorsi ITS, considerando soprattutto l'ossatura manifatturiera del nostro paese. Qual è, diciamo, il ragionamento da fare in una situazione del genere? Bisogna permettere ai giovani, fare in modo che i giovani lavorino di più e meglio, perché solo in questo modo noi riusciremo a valorizzare i talenti e le risorse che abbiamo, perché questo sono i giovani italiani. E soprattutto anche in questo modo riusciremo a evitare quello che è un fenomeno che aggrava la situazione demografica italiana, ovvero l'emigrazione verso l'estero, che dal nostro punto di vista è un doppio costo, perché giovani italiani formati in Italia e quindi su cui il nostro paese ha investito tramite il sistema di istruzione e formazione vanno fuori, vanno in un altro paese e quindi contribuiscono alla crescita economica di un altro paese. In questo senso, appunto, rappresentano un doppio costo. Il capitale umano quindi è uno degli ambiti su cui intervenire. Sono di ieri, insomma, la pubblicazione dei dati dei test Invalsi, vedono una situazione chiaramente peggiorata in un anno particolare come è stato il 2020. Questo significa che derivano dal fatto che la scuola è stata l'istituzione chiaramente che è stata per più tempo chiusa nel corso dell'anno a causa della pandemia, ma significano anche che probabilmente l'obiettivo che dobbiamo avere è innovare il modo in cui facciamo la didattica e approcciare metodi innovativi, penso, non so, alla Lean Education, ma anche valorizzare percorsi che ho già richiamato come quelli degli ITS.
Vengo all'ultimo punto, l'ultimo ambito di intervento che volevo citare, ovvero quello delle politiche familiari. Ho ascoltato molti interventi interessanti questa mattina e insomma, per approcciare le politiche familiari che hanno bisogno di un deciso cambio di passo, noi dovremmo valutare tanto diciamo, gli interventi di natura fiscale, quindi come vengono tassati i redditi delle famiglie, quanto in termini di trasferimenti monetari dello Stato. In questo senso, una prima valutazione da fare è una cosa su cui, a mio parere, in Italia non siamo molto abituati, ovvero ogni qualvolta si introduce un intervento di politica, sia essa politica sociale o politica economica, dobbiamo essere in grado, dobbiamo decidere di misurare quali sono i risultati di questa politica, perché solo attraverso la misurazione di questi risultati noi possiamo valutare l'efficacia dell'intervento che abbiamo deciso di fare e quindi eventualmente migliorarlo o sostituirlo con un altro. Questo secondo noi deve valere anche per quanto riguarda le politiche familiari. Venendo diciamo a quali potrebbero essere gli interventi da fare, chiaramente non si può non citare l'assegno unico familiare che è stato appena introdotto e che rappresenta, diciamo, può essere valutato positivamente in quanto rappresenta un primo cambio di passo, per riordinare il sistema della tassazione. È chiaro che l'obiettivo deve essere quello dell'equità di trattamento, tanto verticale quanto orizzontale, e soprattutto dare un occhio alle famiglie, con soggetti deboli, ma anche alle famiglie in condizioni di disagio, alle famiglie numerose. Altro ambito di intervento in termini di politiche familiari è chiaramente la fornitura di infrastrutture che permettano alle famiglie di condurre insomma una vita serena, e in questo caso faccio riferimento ovviamente ai servizi di cura della prima infanzia, che di per sé aiutano certamente le famiglie, ma aiutano anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e quindi permettono una maggior partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del nostro paese. Sappiamo che il tasso di occupazione femminile nel nostro paese è molto basso, uno dei più bassi d'Europa, quindi è sicuramente uno degli ambiti principali su cui concentrarsi. Come intervenire sui servizi di cura della prima infanzia? Sono state richiamate, sono stati fatti molti esempi, politiche integrate che vanno dall'accessibilità anche economica dei servizi di educazione, ma vanno anche organizzati in maniera versatili i tempi orari delle città, e su questo noi non possiamo che valutare positivamente l'attenzione che è stata posta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul tema appunto degli asili nido. Sono state molto gli esempi di pratiche a livello territoriale presentati quest'oggi. Chiaramente è importante anche scambiarsi queste best practice. L'ultimo ambito di intervento, e vado a chiudere molto velocemente, chiaramente ci interessa in prima persona in quanto riguarda la contrattazione collettiva e quindi il ruolo delle parti sociali nel favorire le politiche di natura, diciamo, familiare. Sono molti gli esempi, soprattutto dal punto di vista della contrattazione aziendale, di buone pratiche a livello di concessione di servizi che permettono una miglior cura familiare. Vanno sostanzialmente dallo smart working, che è diventato famoso per altri motivi nel 2020, ma che può essere d'aiuto anche in questo caso, alla diciamo, fornitura di servizi come il maggiordomo aziendale, ma anche la lavanderia, soggiorni estivi per i ragazzi, le aziende aperte ai figli quando le scuole sono chiuse. Sono nuovi modelli di organizzazione del lavoro che rappresentano per noi un terreno di crescita del benessere organizzativo e di miglioramento della relazione diretta con le persone. Quello che ci deve far pensare è che l'Italia è un paese in cui la fecondità, non so se questo è un dato che è stato richiamato, la fecondità, diciamo, la fecondità desiderata da parte delle donne è sostanzialmente in linea con quella degli altri grandi paesi, solo che poi osserviamo una fecondità registrata effettivamente molto più bassa. Questa discrepanza tra questi due dati rappresenta una finestra di opportunità che non possiamo non sfruttare. Dobbiamo fare in modo che la società del futuro sia una società adatta per i giovani che vogliono mettere su famiglia. Solo in questo modo, secondo noi, potremmo risolvere quello che è appunto il problema del secolo, ovvero la demografia. Mi fermerei qui. Grazie. Bene, grazie per l'intervento e il richiamo anche alla necessità di
mettere assieme, valorizzare anche le best practice e la condivisione su questo, perché poi anche sulle esperienze che si vivono nel nostro paese, che si sperimentano nei vari ambiti, varie realtà e vari contesti territoriali, spesso non dialogano tra di loro, non trovano possibilità di integrarsi e diventare sistema, mentre ci sono esperienze veramente che funzionano molto bene. Passiamo all'ultimo intervento, che è quello di Alfredo Caltabiano, Forum Associazioni Familiari. Alfredo, tu hai partecipato al gruppo di lavoro. Tanti dati li abbiamo finora presentati, quindi ti chiederei uno sforzo di sintesi, ma assolutamente senza sacrificare il tuo messaggio finale che vuoi seguirci. Prego, grazie. Intanto un saluto a chi ha resistito fino adesso. Allora, il mio intervento parte da quello che ogni anno è diventato un bollettino di guerra, ossia la pubblicazione dei dati relativi alla povertà assoluta in Italia. Ora, da un'analisi di questi dati riferita agli ultimi 15 anni, emerge un'interessante chiave di lettura che volevo appunto andare ad analizzare delle dinamiche demografiche del nostro paese. In particolare si rileva in questi 15 anni come e dove l'Italia ha indirizzato le proprie scelte politiche e le risorse economiche, in particolare quelle relative al contrasto alla povertà. Partiamo allora quindi da... Partiamo dalla situazione che c'era nel 2006. Ora, nel 2006, come potete vedere, a livello di famiglie, la famiglia più povera in assoluta era quello con un unico componente. Il 7,4% delle famiglie con un unico componente viveva al di sotto della soglia di povertà assoluta. Al secondo posto c'erano le famiglie con tre figli, ma erano distanziate appunto al 6%. Quello con un solo figlio era l'1,2%. A livello poi di individui, di fascia di età, come si può vedere, il 65% cioè gli individui over 65, anche questi erano i più poveri in assoluto, il 4,6%, e al secondo posto c'era la fascia 0-17 anni. Quindi questa, diciamo, era la situazione del 2006, quindi dove sostanzialmente le famiglie con una sola persona e over 65 erano in assoluto le più povere. Ora, la domanda è: ma che cosa è stato fatto nel frattempo e che cosa ha comportato gli interventi che sono stati fatti in queste scelte politiche che ho fatto negli ultimi 15 anni? Beh, diciamo che in positivo hanno riguardato prevalentemente questa fascia più povera e direi che ci sono stati successi, però c'è il rovescio della medaglia, perché è un po' come la coperta che viene scoperta da una parte, copre da una parte e scopre dall'altra: si è clamorosamente esclusi i giovani e le famiglie con figli. E i risultati lo vediamo da queste slide. Qui, ad esempio, si parla dell'andamento in base alle componenti, il nucleo familiare. Quindi, scusate, ho sbagliato slide, scusate, devo minimizzare. Ecco, così non riesco a vedere. Perfetto. Ecco, qui potete vedere che la famiglia composta da un unico componente in questi 15 anni è passata dal 5,8 al 5,7%, quindi sostanzialmente la sua povertà è rimasta uguale. Mentre invece sono aumentate tutte quelle degli altri tipi di famiglie per numero di componenti, con 2, con 3, con 4, ma in particolare quello con 5 più componenti, quindi diciamo le famiglie numerose, sono incredibilmente aumentate dal 3,8 al 20,5. Cioè ogni anno un continuo aumento della povertà. Poi andiamo invece a vedere, non per famiglia ma per classi di età, anche qui andiamo a vedere che la fascia over 65 è diventata un pochino più povera, la linea gialla che vedete dal 4,6 al 5,4, ma tutte le altre fasce d'età sono aumentate, ma più di tutte la fascia fino a 17 anni e subito dopo quella 18-34 anni. Qui potete vedere anche un po' l'evoluzione, adesso senza entrare poi nei numeri. Ma questa terza slide credo che sia quella più riepilogativa di tutte, mette a confronto la famiglia, quella che nel 2006 era quella più povera, cioè la famiglia con un unico componente over 65,
con le famiglie con uno, due o tre figli minori. Bene, se la famiglia, appunto, che era quella più povera nel 2006, che era il 7,4, viveva il 7,8% al di sotto della soglia di povertà assoluta, è diventata e si è ridotta il 4,9, quindi con efficacia delle politiche fatte sul tema appunto degli anziani soli, è incredibilmente aumentate tutte le altre, la povertà delle famiglie con figli, e in particolare anche qui in maniera veramente drammatica, quelle relative alle famiglie con tre figli minori, dal 6 al 22%, sono grafici che veramente si commentano da sole. Si potrebbe obiettare però che magari questi dati riguardano solo il contrasto alla povertà. In realtà vi faccio vedere un altro grafico che riguarda, diciamo, le condizioni più normali. Ecco, questo qua mette a confronto i redditi netti delle classi di età, ne ho scelte due ma che sono quelle più emblematiche, le fasce di età fino a 35 anni, quindi i giovani e gli over 65. Bene, nel 2006 c'erano 9.000 euro di differenza, cioè gli over 65 guadagnavano 18.500 euro netti al mese, la fascia di età fino a 35 anni, i giovani 26.000 euro. Cosa è successo nel frattempo? È successo che il reddito netto ai giovani è rimasto stazionario, in realtà si è ridotto per via dell'inflazione, quindi questo dato è solo su valori nominali, mentre invece è aumentato quello degli over 65, tant'è che adesso si è invertita la situazione, quindi i giovani sono diventati la fascia di età più povera rispetto agli anziani. Ora, ovviamente queste scelte politiche hanno inevitabilmente influenzato sulle dinamiche demografiche. La nascita di un figlio è diventata la seconda causa di povertà in Italia, subito dopo la perdita del lavoro del capofamiglia. Per contro, il lavoro ai giovani è sempre meno accessibile, sempre più sottopagato, ed è caratterizzato da una precarietà, rendendo ancora più difficile le famose scelte di vita che sono già state accennate, come quelle di creare una famiglia e mettere al mondo dei bambini. Ora, il confronto tra nascita e povertà evidenzia come al calo costante dei nuovi nati corrisponde l'aumento pressoché costante della povertà per le famiglie con figli. In questo grafico appunto vedete con la linea gialla il numero dei nati che scende in continuazione, e dall'altra parte invece aumenta la povertà delle famiglie con figli. Quindi diciamo che questo possiamo dire che è una relazione, uno dei motivi principali per cui l'andamento della demografia in Italia ha questi valori. Ma il fatto poi che le famiglie con tre più figli sono quelle più colpite in negativo dalle politiche economiche del nostro paese e risultano in assoluto le più povere in Italia, ha avuto delle inevitabili ripercussioni sulla drastica riduzione del numero delle famiglie numerose. Ecco, questo recente dato dell'Istat evidenzia come il numero delle mamme che hanno uno o due figli rimane sostanzialmente stabile, costante, registra solo un lieve calo, la fascia rossa e blu, mentre invece le mamme con tre più figli, quelle che dovrebbero compensare demograficamente le donne che non hanno figli. Il professor Rosina ha ricordato che le donne che non hanno avuto figli sono passate dall'11 al 22%, vedete come in verde si sono drasticamente ridotte. E per forza, quindi, a livello demografico, se abbiamo questo indice di natalità, è perché ci sono sempre meno famiglie numerose, perché sono quelle più penalizzate. Ma c'è un altro elemento molto importante che va analizzato, che è l'analisi della generazione core. La generazione core è la popolazione dai 20 ai 39 anni. È definita core in quanto è vitale per l'economia di ogni paese, quella dove nascono nuove imprese, nuove idee, nuove invenzioni. Ecco, vedete che generazione core, linea gialla, si è avuto un calo di circa 3 milioni di unità, linea a destra del grafico, minori giovani in questi 15 anni, e per contro vedete che il PIL è rimasto sostanzialmente stabile. Togliamo il calo che c'è stato dell'ultimo anno perché sappiamo di tutta la pandemia, ma l'incremento del PIL è stato residuale, 0,% ogni anno. Ma la cosa più drammatica veramente di tutto, e questo direi che forse la slide più preoccupante personalmente
di tutte quelle che vi ho fatto vedere è l'andamento della popolazione core. In base ai flussi, diciamo alle previsioni di cui accennava anche il professor Rosina prima, quindi le proiezioni demografiche, in questo caso le abbiamo portate fino al 2060. Allora è stato detto che già la proiezione, l'ipotesi mediana è stata ampiamente superata, linea arancione. Vedete la proiezione con l'ipotesi inferiore. Qui stiamo parlando sempre della popolazione core, della generazione core. Qui della generazione core è destinata ancora ulteriormente a diminuire. In questo caso parliamo di ulteriori 4 milioni di euro, ma 4 milioni di unità. Allora, il problema è questo. In un futuro digitale, in un futuro tecnologico che è caratterizzato dall'economia digitale, dall'intelligenza artificiale, dalle blockchain, dall'internet delle cose, in cui la competitività di ogni singolo paese sarà garantita dai nativi digitali, appunto questa generazione core dai 20 ai 39 anni, l'Italia sarà caratterizzata da un ulteriore depauperamento di questa benzina necessaria alla crescita del paese. Sostanzialmente, questo tradotto in parole povere, l'Italia sarà sempre meno competitiva a livello economico e tecnologico. Questa è la slide su cui bisogna porre maggiore attenzione, perché è quella veramente più drammatica, che ci fa capire il futuro del nostro paese se non interveniamo ora in maniera drastica, in maniera forte. Ora, fatta questa, abbiamo visto come le scelte politiche effettuate negli ultimi anni hanno privilegiato una fascia di popolazione a scapito di giovani e famiglie con figli, che rappresentano il futuro del nostro paese. La domanda ora è: come riusciamo a invertire la rotta, con quali interventi? Allora, premesso che gli ambiti sono molteplici e trasversali, è già stato detto e ripetuto, a partire da quelli culturali, però questo direi che è un aspetto molto importante, proviamo a identificarne alcuni che vanno direttamente ad agire su punti che abbiamo evidenziato. Innanzitutto il lavoro per i giovani, il dottor Morleone ha parlato prima, è fondamentale che ai giovani venga dato non soltanto garantito un lavoro, ha parlato dell'alta percentuale di disoccupazione, ma anche un'adeguata remunerazione, e il superamento dell'attuale meccanismo di precarietà, che non consente un'ottica temporale, che consenta un'ottica di medio termine necessaria per la costituzione di una famiglia e la nascita dei figli. Nella precarietà non si fanno progetti di vita, e questo è importante. Essere sottopagati non ti consente progetti di vita. Puoi chiudere in ultimo minuto. Okay. Hai preso tutto il tempo che hai a disposizione, però assegno, per favore. Allora, grazie. Velocemente, lavoro per i giovani, assegno unico universale, e già questo è già operativo. L'augurio che venga anche a favore delle famiglie con tre figli, che sono quelle più emarginate. Il reddito di cittadinanza, questo qua utilizza un coefficiente che penalizza i minori, che paga solo il 0,20% per i minori, e questo è estremamente penalizzante. Una riforma dell'ISEE, che tra l'altro l'Italia è l'unico paese al mondo che utilizza l'ISEE e che non ha una patrimoniale. Gli altri paesi hanno una patrimoniale e non utilizzano l'ISEE. Io dico che l'ISEE è la patrimoniale per i figli, perché di fatto è così, viene utilizzato solo per le famiglie. Tra l'altro poi presenta anche delle iniquità, di cui la principale sono le scale di equivalenza. Qui potete vedere come in Francia le scale di equivalenza per i figli, il valore dato ai figli aumenta, in Italia invece sia con l'ISEE sia con il reddito di cittadinanza le scale di equivalenza si riducono. La carta famiglia, anche questo è un altro strumento che è utilizzato in Francia e in Polonia, due paesi in cui l'indice di natalità è sicuramente superiore a quello italiano. In Francia esiste già dal dopoguerra, in Polonia ci sono 228.000 imprese e aziende pubbliche che aderiscono alla convenzione, in Italia sono 270. Scade quest'anno la convenzione, l'auspicio è che venga rinnovato in maniera come propone l'associazionismo. Quota mamma invece è una proposta di riforma delle pensioni, per cui alle mamme lavoratrici chiediamo che venga richiesta la possibilità di un anno di pensione anticipata, questo perché usufruendo eventualmente anche del sistema contributivo in modo che sia a costo zero, e questo soprattutto rende giustizia a quelle mamme lavoratrici che in questo momento ricoprono tre ruoli: quello di mamma,
quella di nonna, ma anche quella di figlia, e in più vengono a lavorare. Quindi dare la possibilità di poter andare in pensione anticipata, un anno per ogni figlio, è un discorso anche di equità. E concludo, ultimo e non ultimo, con una proposta sul sistema elettorale. Allora, l'analisi di qui sopra evidenzia che i giovani non hanno un'adeguata rappresentatività, perché sono pochi giovani, c'è una fascia che non vota neanche, che sono i minori. Bene, la soluzione è quindi praticamente cosa succede? Che i politici e chi li rappresenta ovviamente conta su chi li può votare. In questo caso bisogna cercare di dare maggior rappresentatività a chi? A quella parte dell'elettorato che in questo momento non vota, i minori. E l'idea è quello di utilizzare il meccanismo di un figlio un voto, attraverso il quale alla madre viene assegnato un ulteriore voto per ogni figlio dispari, il primo, il terzo e così via, e al padre un ulteriore voto per ogni figlio pari, il secondo, il quarto e così via. In questo modo viene finalmente riconosciuta la rappresentanza elettorale ai minori che sono cittadini a tutti gli effetti, ma che ora non possono godere di questo fondamentale diritto. Ecco, questo diciamo è un modo anche per dare una svolta, rompere gli schemi e dare una svolta per la famiglia, ma soprattutto la cosa più importante sarebbe che il governo in questo momento dichiari apertamente che una priorità è quella di raggiungere quel famoso obiettivo di 2,1 figli per donna. Lo deve dichiarare, perché nel momento in cui viene dichiarato è un impegno che viene preso. E allora tutti questi interventi, questi e quelli anche degli altri relatori, che mi hanno preceduto, possono veramente trovare realtà, perché per un'Italia più competitiva, aperta ai giovani, alla vita e quindi al futuro. Grazie. Bene, grazie. Io allora ringrazio davvero tutti i relatori, è stata una mattinata particolarmente intensa, piena di contenuti, piena anche di passione, piena di elementi su cui sarà interessante ulteriormente confrontarsi e precisare in funzione appunto del percorso che porterà sia la conferenza nazionale che al piano. Ci siamo presi un po' di tempo in più, ma era un momento di ascolto e quindi siamo stati generosi anche sul tempo concesso e cercando di non interrompere nessuno, però adesso è il momento di tirare le fila e di chiudere, e quindi chiedo a Ilaria Antonini di procedere. Eccomi. In questa direzione, grazie. Eccomi. Allora, consentite qualche minuto. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno resistito, come diceva Alessandro Rosina, ad ascoltare in una mattinata molto intensa. Due parole sugli esiti. Davvero oggi abbiamo un po' dato dimostrazione che la demografia è il tema, che è il tema, ed è il tema che ci consente cioè di declinare le principali tematiche che dobbiamo affrontare nell'ambito delle politiche familiari. E si sono infatti, da questo tema sono partiti le principali criticità, i principali obiettivi che un piano dovrebbe assumere. La seconda cosa che volevo evidenziare è davvero ringraziare tutti i relatori, primo fra tutti ovviamente Alessandro Rosina, per l'impegno nei contenuti di questi interventi, che ci dimostrano che la raccolta di contenuti multilivello è una raccolta veramente efficace, perché oggi noi abbiamo ascoltato le istituzioni, il Ministero dell'Istruzione e l'Istat, abbiamo ascoltato le regioni, abbiamo ascoltato le organizzazioni sindacali, la parte datoriale e la società civile, su un documento che nasce dalla scienza, soprattutto dall'ispirazione del demografo Rosina. Quindi veramente oggi questa raccolta ci dà qualche cosa di più. Su questo volevo dirvi che in tutto ho trovato un leitmotiv, che è la cornice che forse noi come coordinamento governativo, sicuramente alla quale ci ispiriamo, cioè un progetto comune, che è un disegno di legge del Family Act, che è la sintesi di tutto quello che oggi noi abbiamo detto, oltre che l'auspicio di un rafforzamento del decreto Buona Scuola che questa mattina citava la caposegreteria del ministro Bianchi, quindi un rafforzamento, un focus sugli interventi del sistema scolastico. E un'ultima frase la dedico al rapporto, all'approccio pubblico e privato di queste tematiche.
perché il welfare aziendale è sicuramente un modello. Il pubblico in questo ha da imparare, quindi le esperienze di osmosi fra questo ci possono dare sicuramente un modello di aiuto nel sistema pubblico. Qualche informazione di servizio e chiudo. Le domande di oggi sono state raccolte, non potevamo rispondere subito, ma parte da questo momento, già da stamattina, il documento del gruppo del professor Rosina è sulla piattaforma. La piattaforma quindi è online, il link, vi do quello principale per entrare sull'home page, è ovviamente https partecipa.pa.gov.it. Voi troverete sull'home page la possibilità di dare un contributo, i vostri contributi e le risposte saranno tutti pubblici, ovviamente ci sarà una selezione per commenti inappropriati o inadeguati. I report intermedi che comprenderanno i vostri contributi li troverete pubblicati mano a mano, come vi dicevo all'inizio. Il documento finale sarà anch'esso, dopo la conferenza nazionale, sottoposto a consultazione, cioè il piano in sé totale sarà sottoposto a consultazione pubblica. Io vi ringrazio, ringrazio la nostra coordinatrice Chiara Giaccardi, ringrazio ancora il professor Rosina. Ci chiedono di scrivere in chat l'indirizzo esatto, chiedo se ai tecnici se è possibile. Ringrazio IDI per sostenerci, tutti i relatori e chi ha partecipato oggi a questo webinar. Vi auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Grazie, arrivederci.